Buon pomeriggio. Allora, fatemi un attimo gestire la musica, la metto un po' più bassa, perché oggi si sentirà un bel po' di musica rilassante. Perché ci troviamo nel giovedì modding e fra l'altro devo fare una cosetta prima di attaccare. Allora, innanzitutto devo gestire l'obiettivo, sì, perché alla fine ho deciso... non posso aggiornarlo. Obiettivo... Non posso modificarlo, quindi devo fare per forza termina. Cavolo, ok, termina obiettivo. Mi è scomparso. Yeah, abbiamo terminato l'obiettivo. Nuovo obiettivo. Ok. Secondo me ci sta. Facciamo così. Ok. Allora, avvio l'obiettivo. Eccoci qua. Allora, ho deciso di aggiornare l'obiettivo per quanto riguarda... Sono un idiota, non ho messo il titolo. Per quanto riguarda Scarrier Trainer, perché sì, non ha senso. Effettivamente è troppo. E non è il periodo per puntare più in alto, quindi faccio così. Lo metto più basso, così magari ci arriviamo. Scarrier... Anzi no, facciamo così, Dead Space in live. Ok, avvio obiettivo. Perfetto, perfetto. Allora ragazzi, oggi è giovedì modding. Sarà un po' complicato, diciamo, gestire la live se fosse una live in cui... La media è effettivamente bassa, perché comunque è una live in cui ci sarà tanti momenti di down, in cui bisogna chiacchierare più che altro con la chat, quindi spero. Ho provato questa per quest'oggi a mettere il timer per vedere se effettivamente cambiava qualcosa, perché rompete le palle solitamente, non senza timer inizia, però vedete qual è l'effetto del timer, cioè se io metto il timer inizio che non c'è un cazzo di nessuno, quindi non ha neanche senso. Allora, innanzitutto oggi dobbiamo fare due robe. Prima di tutto, la scorsa volta abbiamo fatto la prova di una Chrome, che era Pokémon Crown. Oggi siamo nella seconda, nella seconda forma di il giovedì modding, ovvero, come vedete da questa bellissima icona, la fase in cui siamo noi a creare le mod, siamo noi a fare gli scienziati pazzi. E in questo primo periodo di giovedì modding, almeno in questa fase sperimentale, ci dedicheremo soprattutto al creare le mappe. Quindi vedete, ho aperto già Pokémon DS Map Studio e tutta la live si baserà sul creare una mappa. Ora, prima di fare ciò, dobbiamo decidere e prepararci tutti i file necessari. Quindi una cosa che vorrei andare a fare, e soprattutto questa sarà utilissima anche per chi non sa mai come si fa a fare ad applicare le patch ai giochi, esiste questo link drive, che ve lo posso anche linkare, magari poi lo metterò da qualche parte, ve lo linko qua. Esiste questo link drive che essenzialmente contiene i file decompilati di tutti i giochi. Cosa vuol dire? I file decompilati sono la ROM spacchettata. In teoria, essendo non in sottoforma di ROM, non si considera un furto, ok? Qualcosa che vada contro il copyright, la distribuzione di questa cosa. Quindi si può... si possono usare i file decompilati. Chiaramente con i file decompilati non ci puoi giocare, però puoi costruire
una ROM. Questo, in questo caso, per esempio, vi faccio vedere Generation 4. Noi lavoreremo quasi sempre, in questo primo periodo lavoreremo quasi sempre su Platino, perché conosco bene la base. Vorrei spostarmi su Earth Gold e sul Silver più avanti, ma per quando faremo invece le acrom di tipo script, non più di tipo mappa, perché per Earth Gold esiste un engine proprio che si chiama Earth Gold Engine, che permette di fare cose molto avanzate. Inserisce il tipo folletto, inserisce le mega evoluzioni, queste cose qua. Quindi, insomma, per questo sarebbe interessante passare Earth Gold. Però nel primo periodo siamo più abituati anche per la distortion Platinum. Ovviamente in versione USA 1.0, non la revisione 1, perché è quello che si usa quasi sempre. Quindi cosa facciamo? Ci basterà scaricare questo file e andremo ad operarlo. Ora non vi faccio vedere i miei documenti, però ci scarichiamo questo file zip. Appena me lo scarica, vediamo se si muove. Vediamo se si muove. Fatemi scrivere intanto... Allora... Ctrl X, archivio, che cazzo devo fare, scusa, dove è finito? Mettiamolo di qua sul desktop, magari. Mi sono fatto la cartella Jubi di modding, così la teniamo qui. Eccoci qua, posso far vedere adesso. Andiamo ad estrarre, quindi zip, estrai qui. Bom, e abbiamo un X-Delta, che come vedete X-Delta vi ricorda un pochino magari anche quello che faccio di solito per fare per la Kaito di Bianco 2. Ci basterà andare qua e aprire come al solito, non ROM Patcher, ma X-Delta UI, che dove sta? So che sta in archivio, fammi vedere. Sì. Tu giochi Pokémon, questo programma qua che vi ho passato, l'ho passato anche sul sito, cioè su Discord, quando si parla di coso, della Definitive di Bianco 2. Questo programma serve per patchare gli X-Delta. Ora, noi abbiamo scaricato in giovedì modding questo X-Delta che contiene tutti... Buonasera Wolfie, buonasera, finalmente posso, non posso più far finta di parlare da solo. Ciao Wolfie, come stai caro? Allora, sto facendo vedere com'è possibile avere Pokémon Platino senza rubarlo, sai, in modo legale, perché ci sono i file decompilati. Comunque, possiamo andare qui. In realtà mi basta creare qui... Oh, no, ho sbagliato. Dov'è il desktop? Ciao, Edo! Stavo facendo altro. Ah, non ti preoccupare. No, ma mi fa ridere un po' di cose. Allora, posso creare un file, un documento di testo, e lo chiamo blank. Ok, vuoto. Vedete quel documento di testo completamente vuoto, e lo rinomino in blank.nds. Praticamente facendo questo ho un gioco del DS vuoto. Io vorrei, volendo, potrei aprirlo su Desmium, trascinarlo qua. Failed ovviamente perché è vuoto, non c'è un header, non ha niente, però è un gioco del DS. Cosa possiamo fare con X-Delta? Possiamo patcharlo. Tanto lo scarico illegalmente, non si fa. Possiamo patcharlo, quindi andiamo su desktop, giovedì modding, Platinum, USA, X-Delta. Source file mettiamo blank.nds, l'output file lo chiamiamo platinum.nds e possiamo patcharlo. Bam! File patch successful. In questo momento, raga, noi abbiamo i file decompilati di Platino e li abbiamo applicati su una ROM vuota, e quello che otteniamo è effettivamente Pokémon Platinum. Come vedete, partirà. Molto semplicemente, tra l'altro il Pokémon Platino vero e proprio, non quello con le nostre mod e tutto quanto, tutto in inglese, chiaramente. Lavoreremo su questo. Ora, il modo in cui faremo queste live sarà sempre una sorta di sfida. Io ho preparato delle ruote, Wheel of Names si chiama il sito. Perché c'è sta roba? Vabbè, chiudiamo questo. Eccoci qua. Wheel of Names, fatemi fare il login... No, open from the cloud, sign in with Google. Eccoci qua. Chiele Biena, sono io. Ok, allora, quello che faremo quest'oggi, ok,
sarà, e tutte le volte che faremo questa cosa, sarà con una ruota estrarremo casualmente un gioco base e uno stile. Quello che faremo sarà ricreare una mappa di quel gioco nello stile che vogliamo. Tra l'altro, nella ruota di Game to Pick c'è anche, ci sono un po' di voci, come vedete, c'è Pokémon Rubino, Zaffiro, Fire Red Leaf Green, Bianco e Nero, X e Y, Sole e Luna, eccetera eccetera, Scarlatto e Violetto c'è anche, volendo. Ma soprattutto ci sono giochi come Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon, quindi il primo o il secondo, e c'è anche Chaos. Chaos sarà, prendiamo un videogioco esistente e insomma ricreeremo una mappa di quel gioco con il nostro stile. Quindi il gioco da cui partiremo oggi, e fra l'altro per scegliere poi il percorso, la mappa di per sé, quello sceglierà la chat, nel senso ogni volta darò potere alla chat per questa cosa, se c'è la chat, però mi sa che oggi no, comunque insomma poi sceglieremo lo stile insieme. Quindi, e fra l'altro oggi vi farò vedere anche cosa farò ogni volta, cioè addirittura andremo a estrarre noi se non esistono già, come vedete qua per esempio io posso aprire una nuova mappa. Per esempio voglio fare la base è Pokémon Platino, dove lo metteremo sempre, però vedete che ci sono dei tileset di Platino, dei tileset di Heart Gold Soul Silver, dei tileset di Bianco e Nero, di Bianco 2 Nero 2, tileset vari ci sono, Spear Pillar per esempio, quello con cui ho fatto l'ultimo TikTok, oppure nessun tileset e possiamo farli noi. Quindi possiamo partire da questi, possiamo usarne alcuni creati dagli utenti, in questo momento per esempio sono sul Discord del modding del DS. Questi qua sono i più grandi esperti di modding al mondo. Esiste un argomento che si chiama tile sharing. Come vedete, ci sono un sacco di tileset condivisi dalla gente. Questo qua del vulcano, per esempio. Questo qua di Rubino, Zaffiro e Smeraldo che ho usato per la Distortion. La riconoscete sicuramente. Ok, questo è tutto arrivo antico misto svedese. Ma non ti preoccupare, perché adesso diventerà tutto estetico. Diventerà tutto estetico. Non sarà una cosa complicata. Ho aperto Gimp per sbaglio, vabbè. Come vedete, questo qua del sott'acqua. Ce ne sono tanti comunque. Oddio, che cazzo è successo? Ho aperto Gimp, sono un idiota. Aspetta, chiudi. Questo bello da Telefang. Questo qua da XY. Ce ne sono tantissimi che, come potete vedere, possiamo usare. Oppure, ancora meglio, potremmo usare Spike DS Map Editor, che è questo qua, per aprire una ROM esistente di un gioco e testare i tile noi. Cioè proprio prenderci il modello 3D, usare Blender e andare a ritagliare con Blender le cose. Quindi saranno delle live molto interessanti, secondo me. Detto questo, il gioco su cui baseremo la mappa di oggi sarà... Attenzione. Oro, argento e cristallo. Ok, oro, argento e cristallo, una mappa bella grossa. Direi che ci concentriamo magari sulle mappe di Johto, in questo caso. Cioè, tanto la parte di Kanto, a parte due o tre mappe che sono un po' diverse, le teniamo per quando ci esce Fire Red Leaf Green, ok? Dovremo fare una mappa di oro, argento e cristallo, e dovrete decidere voi quale. Lo stile sarà invece scelto da questa ruota. Terza, quarta o quinta gen, che sono i tileset che ho a disposizione essenzialmente. In stile terza gen. Ok, in stile terza gen. Interessante. Allora, che mappa scegliamo di Johto da rifare? Fatemi pensare un attimo a Johto. Un attimino, vediamo le cose fighe che ci sono. Fatemi pensare un po'. Borgo Poglianovo, Fior Pescopoli, Violapoli, ci sono anche i dungeon per esempio. Tipo, mi viene in mente per esempio le isole, le rovine Sinjo per esempio, sono ultra iconiche, no? Le conosciamo, sono tutte molto fighe nella neve. È un po' difficile perché non esistono tileset di neve in terza gen, quindi dovremmo inventarci una cosa del genere. Oppure fammi vedere che altro c'è. C'è per esempio il Monte Argento, la Cascate Dojo, il Covo del Team Rocket, anche mappe dell'interno si potrebbero fare. Terza gen non so quanti tileset ho dell'interno, però non so. L'Arena Pokéathlon, la Torre Bruciata. Tante robe interessanti, tante grotte varie. Ci sono le rovine d'Alfa, si potrebbero anche fare.
effettivamente anche le rovine d'Alfa non so, cioè è un po' brutta la mappa secondo me, perché sono semplicemente tre colonne. Cosa scegliamo oggi? Cosa scegliamo? Dobbiamo fare qualcosa di figo, anche perché ovviamente tutti questi contenuti poi andranno quasi sempre a finire su TikTok, ok? Quindi saranno sempre delle mappe che poi flexerò su TikTok. Allora, beh, oggi potremmo iniziare facendo... Bella la torre occulta. Però un po' semplice forse da fare. Un po' troppo semplice, una stanzetta alla fine. Dobbiamo partire dal fare una città, per esempio. Fiorlisopoli mi pare carina. Interno o esterno? È uguale, è uguale. Possiamo fare un po' di tutto. Diciamo che terza gen ci sono più tiles di esterno già creati da altri. Perché nel caso della terza gen non si può semplicemente rubare i tileset. Vanno ricreati da zero. E quella è ancora una skill che non ho, perché chiaramente non sono un disegnatore, quindi non ce l'ho questa skill. Però ho tanti tileset a disposizione e si potrebbero rubare. Tipo questa, secondo me sarebbe una bellina, cioè sarebbe bellina come mappa per inaugurare, no? Il tutto. E poi la proviamo anche in game, ovviamente. Secondo me questa è abbastanza carina, se no c'è un'altra città, Ebanopoli anche molto figa. Potremmo farla per esempio con i tileset di come cazzo si chiama quella città? La città di Owen, Ceneride. Potremmo farla con i tiles di Ceneride, per esempio. Potrebbe essere carina da vedere. Voglio rivedere l'immagine intera da gente. Tipo, con questi tiles potrebbe essere carina fare questa con questi tiles, tipo. Non lo so. Potrebbe stare. Ok, teniamoci, ovviamente, come mappa questa. Fra l'altro potremmo anche fare un trucchetto, cioè aprire DSPRE e guardarci in Earth Gold e Soul Silver come è sviluppata. Dovrei avere Earth Gold e Soul Silver qui da qualche parte, secondo me in HG, no? Nelle varie Kaizo sicuramente. Kaizo Ironmon forse qua, sì, Earth Gold, eccoci qua, sì. Per barare, diciamo, possiamo andare qua e... Com'è che si chiama Ebanopoli in inglese? Ebanopoli... Cazzo si chiama? Blackthorn, Blackthorn. Cerchiamo Blackthorn. Town 30, Open Matrix. Ah, ok, queste quattro... Sono quattro mappe. Ok. Fammi dire map files... Sono queste quattro, no? Così possiamo vedere anche come la come sono divise, no? Perché tanto dovremmo seguire questo modello. Ok, quindi qua nel primo quadrante è fatta così. Ok. Il secondo quadrante è così. Ok. Il terzo quadrante è così. E il quarto quadrante è così. Ok. Ok, ok. Possiamo iniziare da questo, per esempio, che è molto semplice. E andiamo. Allora, quindi Pokémon Platino. Non, perché non ho un tiles set di partenza, e facciamo finish. Importiamo i tiles, quindi importiamoli. Dovrei averli qua in progetto Kaizo 3 DLC tilesets. Li avevo usati nel DLC, quindi ce l'ho sicuramente. GBA Emerald tileset versione 5 dovrebbe essere questa. No, questa è Underwater. Quindi questa qui. Eccoci. Brum. Select all. Finish. Allora, partiamo un po' dalla struttura. Vedete, ci sono un po' tutti, per esempio qua ci sarà la caverna, le caverne che danno sul nulla, così possiamo mettere l'acqua, i lati delle caverne, eccetera, eccetera. Quindi molto figo. Allora, partirei, siccome useremo spesso questo tiles, siccome vogliamo fare una cosa tipo Ceneride, partirei col costruirmi degli smart drawer, cioè... Vedete qua a destra c'è questa struttura qui che si può sfruttare, perché se io metto tipo coloro di tante icone questo ta-ta-ta, poi magari metto degli angoli strani qui e poi metto questo qui, ok, facciamo finta, facciamo sta roba brutta e che ne so, vado a disegnare un quadrato, una forma del genere, poi così, ok, questo smart drawing
mi permette di creare tipo una montagna direttamente, chiaramente se metto i tile giusti. Quindi facciamo subito un po' di smart drawer. Quindi voglio fare ceneride, ok? Quindi partiamo da questi qui vuoti. Quindi angolo vuoto, angolo vuoto, angolo vuoto, angolo vuoto. Ok, questa qual è la differenza? Sembra uguale, ma sembrano uguali, ok? Servono i lati, quindi questo qui, questo qui, questo qui, questo qui. Perfetto. Poi servono gli interni, che sono questi. 1, 2, 3, 4. Gli angoli interni. E mi serve il sopra. Il sopra credo sia questo, giusto? Sì. Ok. Quindi abbiamo creato uno smart drawing. Possiamo iniziare a fare qualcosa. Per esempio, facciamo finta che fa vedere tipo io volevo fare questa, mi sembra, no? Sì, tipo metà della mappa è coperta da sta montagna, no? Quindi facciamo così. Tipo così. Diamo un po' magari gli angolini e via. E abbiamo creato il primo pezzo di mappa. Se andiamo fra l'altro a una visuale 3D, come vedete, già in 3D. Chiaramente devo definire le altezze, quindi sappiamo che oltre ai confini queste sono altezza 1. Quindi 0 e 1. Coloriamo. Pa, 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 pa. Chiaramente questo non è preciso, è solo per vedere quello che faremo per tutta la live. Eccoci qua, vedete? Quindi la struttura la possiamo creare così. Perfetto, quindi il primo tipo di struttura ce l'abbiamo. Secondo tipo di struttura, sappiamo che ci saranno dei pezzi che toccano sull'acqua e dei pezzi invece che toccano sull'erba di montagna. Quindi sicuramente ci serve la versione di questo che invece di essere vuoto ha l'erba. Quindi andiamo qui, dovrebbe essere questa qui, no? Sì, c'ha l'erba, quindi aggiungo uno smart drawing, mettiamo qui, 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 qui. Il resto è tutto identico, perché come vedete l'interno è uguale, quindi tac, 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 e poi gli interni, tac, tac. Tac, no, tac, e tac. Poi cosa volevo fare sopra? Sempre questo, no? Tac. A posto. E abbiamo anche questo con l'erba, quindi adesso per esempio facciamo che qua è un altro lato, fa così, e qua però c'era l'erba, quindi tac, smart drawing, tac, e abbiamo l'angolino d'erba che poi possiamo riempire con questo, immagino, no? Infatti, vedete? Quindi adesso qua c'è l'erba e qua invece volevo toccare con l'acqua, quindi va bene l'angolino. Ok, quindi questa struttura ce l'abbiamo. Cos'altro ci può servire di figo? Gli edifici sono una cosa che vediamo dopo. Quindi questa cosa qua non ci interessa. Anche il cartello in teoria non ci interessa perché dovrebbe essere questo qua board. Infatti se lo sposto fa vedere. Sì, vedete che si sposta il cartello? Ok, quindi non ci serve anche questo cartello qua. Ci servirà l'acqua, ci serviranno i ledge per saltare, un po' di fiorellini magari, e un tipo diverso di erba, tipo una stradina potremmo fare. Dovrei avercele comunque. Facciamo magari un selettore per le stradine d'erba circondate dalla sabbietta, tipo queste qua. Queste qua è perfetto. Hanno gli angolini, quindi facciamo un altro selettore e facciamo... dov'è? Dove sta? Dove sta? Sta qui, no? Ok, questo è quello pieno. Poi, uguale. Questo è il sopra. Questo è il sotto. Questo è sinistra. E questo è destra. Gli angoli. Angolo giù. E angolo di qua. A posto. Gli interni quali sono, però? Non ci sono gli interni, scusa. Ci sono questi qua più scuri, ma non ci sono questi qua più chiari. Ciao Colanz. No, povero cartello. Ciao Colanz, come stai? Sto cercando gli angolini, ma
ci sono solo di questa erba scura. E potremmo farlo con l'erba scura, tanto, eh? Cioè con il terreno più scuro. Non è un problema. Quindi, ah, guarda, c'è anche la versione con l'angolino così. Fico. Fico. Ma facciamo questo. Questo. E poi allora facciamo l'interno con questa qui. Sì. Un po' più carino, secondo me. Tac, 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 tac. E gli angolini. Uno. Due. Tre. No! Ho sbagliato, ho fatto... Questo dov'era, cazzarola? È quello con l'erba, giusto? 4. Ok. No! È quello bianco con l'erba, quindi è questo qui. Ok. Che si modda? Allora, abbiamo scelto di fare la mappa di Blackthorn City, perché c'è uscito Terza Gen Style, e c'è uscito dall'altra ruota Oro, Argento e Cristallo. Quindi ho scelto... poi la mappa di per sé la sceglie la chat, quindi con la chat abbiamo un po' discusso, e facciamo i Panopoli. Questa città qua, in stile terza gen. Ora, siccome aveva fatto in stile terza gen, una cosa che mi piaceva era Ceneride, un po' l'idea di Ceneride, questi tileset qua, quindi più o meno faremo una cosa del genere, però per la mappa di Ebanopoli. Secondo me è molto carina, facciamo anche quel ponte, magari, poi studieremo un po' le cose. E per ora sembra figo. Allora, iniziamo dal primo quadrante, abbiamo visto, che è quindi questa cosa qua, che parte circa da metà mappa, questa montagna, che poi segue un po' il fiume e arriva poi a una caverna. E però la caverna va nell'altro quadrante, ma quello lo vediamo dopo. Quindi, ovviamente non lo faccio preciso, lo faccio nuovo, ok? Faccio una mappa ispirata, quindi non saranno le stesse curve. Però facciamo clear layer... Fammi vedere un attimino. Sì, fa così, va un po' fino a metà mappa e poi c'è tipo un angolo del fiume. Il fiume farà tipo un semicerchio, no? Sì, fa una sorta di mezzaluna questo laghetto. Come la verifico, come è venuta in game? La mettiamo nel gioco. Vedrai, vedrai. Dopo lo mettiamo anche nel gioco. Quindi, facciamo una cosa del genere. Quindi qua sarà, sì, una sorta di mezzaluna dobbiamo fare. Quindi per iniziare, fra l'altro ecco, nella live di oggi facciamo una roba con queste tileset, nelle prossime live probabilmente faremo anche cose più complicate, perché per esempio ci uscirà magari la grafica di quinta gen. Se ci esce la grafica di quinta gen, regà, userò questa cosa, cioè vi faccio vedere un attimino cosa vuol dire usare questa cosa se ci esce grafica di quinta gen. File, aspetta, Ctrl, Alt, I, andiamo in archivio, mappe quinta gen. Tipo qua, l'avevo fatto per un TikTok, no? Deserto della quiete. Guarda, import. Faremo queste cose, regà, più avanti. Faremo queste cose, cioè avremo le mappe e le modificherò io. Cioè taglierò i pezzi di mappa che mi interesseranno. Però oggi c'è uscito terza gen, quindi sono cose che esistono già. Qua, fra l'altro, era F3, scale and trace to core, no. Devo fare, aspetta, tab, ok, faccio F3, scale, F3, time, tab, tipo qua, vedi, cancello questo, seleziono, shift up lane, cancello il resto, arrivo qua e ho trovato il tileset dell'erba, ecco qua, tileset dell'erba, della sabbia, questo è il tileset della sabbia, capito? Farò tutte queste cose qua. Però oggi c'è uscita la terza gen e come vedete c'ho già un tileset pronto, quindi me ne lavo le mani. Ok, quindi dobbiamo iniziare a fare la struttura. Più o meno da quello che ho visto... Ah, ci serve anche un terzo selettore, ho notato adesso. Perché chiaramente ci saranno più piani della montagna, vedete qua c'è un primo strato di montagna ma poi va sopra di due, no? E chiaramente in quel caso cosa ci servirà? Ci servirà questi tileset qua della montagna, però che toccano... come base la montagna, quindi devo aggiungere quelli con gli angolini bianchi. Quindi aggiungo un selettore e metto 1 2. Che bello che ci parte la musica di terza gen mentre facciamo mappe di terza gen comunque. Oh, non l'ho messa male, aspettate. Comunque questo, ecco, questo è tutto il lavoro che si faceva durante il DLC, così
capite, no? Avete visto il DLC che è uscito con tutte le mappe extra? Ecco, questo è il lavoro che facevo tutto il tempo. Allora, e che si fa tutto il tempo se si vogliono fare degli acron di quarta gen fatte bene e non fatte col culo? Ok, ho fatto questo, partiamo, dai, partiamo. Se non partiamo con qualcosa non finiamo più. Quindi scelgo un tile a caso per fare la forma. Magari lo faccio partire un po' più in qua, sapete? Oh, io fra l'altro so che per un petto vorrò fare un angolo, quindi magari... Ma no, lo sistemo dopo questa cosa. Facciamo così. Un po' dritti magari. Così. Questo angolino qua magari. Forse un po' più lungo è meglio farlo. E poi faccio un po' così. E... Tac, tac, magari faccio un po' così. Un po' così. E però tac tac, circondiamo quella che sarà l'ingresso della caverna, ok? Sarà più o meno una struttura del genere, mi piace, mi piace. Cosa facciamo? Direi di fare un selettore generico per ora, quindi questo qua con il vuoto. In realtà questo angolino non mi piace, quindi fatemi prendere, no, no, sbagliato, mettiamo qua. Quindi prendo il selettore generico e tac, questo qua è il nostro primo piano, tac. Ok, mi fa abbastanza bene. Chiaramente avremo una zolla d'erba in realtà. Potevamo fare... Possiamo partire dall'erba in realtà, sapete? Che è un po' più facile secondo me. Poi facciamo la struttura. Scusatemi. Allora, partiamo dall'erba. Quindi l'erba più o meno sarà molto poca, perché arriverà qui così e poi ci sarà l'acqua. Quindi una cosa del genere più o meno. Ok? Più o meno sarà così, ma è un po' più lunga di qua. No, un po' più corta di qui. Così. Eccoci. Ovviamente poi queste live saranno per la maggior parte just chatting, nel senso poi in queste fasi qua dove si lavora si chiacchiera e basta. Quindi seguiamo adesso quest'erba e per farlo faccio un pochino il percorso di prima. Quindi prendiamo questo tileset un po' diverso, facciamo così. Mi basta scegliere un tile un po' diverso per fare la forma della montagna. Non mi interessa il resto. Ok. Facciamo una cosa così. Così. Poi sono tileset di terza gen, quindi quasi sempre non ci saranno problemi di peso. Con tileset un po' più complicati, tipo quelli di quinta, dovremmo stare attenti agli angoli soprattutto che facciamo, perché dobbiamo ottimizzare i percorsi, altrimenti il rendering è troppo pesante, quindi fare delle strutture con troppi angoli troppo seghettate diventa un problema. Quindi mettiamo questo generico e per ora è già carino comunque, vedete. Ok, ma tra l'altro qua non abbiamo il problema di fare l'angolo, quindi ok. In realtà sì, abbiamo il problema, perché io voglio fare in modo che qua ci sia tipo una rientranza, perché poi sotto andrò tipo a continuare. Fra l'altro posso già farvi vedere come vorrò fare, no? Prendo questo, sotto sarà così tipo. Sarà così e poi va giù, no? Fammi vedere questa magari. Sì, va giù un po' e poi fa l'angolo, quindi sarà così... angolo, andrà giù così più o meno, no? Quindi qua sopra adesso devo fare questo angolino qua che si ricollega qui. Quindi per farlo prendo questo angolo nell'erba e lo metto al suo posto e poi andiamo a sostituire così, ta 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 ta. E qua voglio invece l'angolo che rientra, quindi tac. Eccoci qua, già ha un bel aspetto. Facciamo il secondo strato. Il secondo strato magari lo facciamo, ci lasciamo dei buchi ogni tanto, però più o meno segue la forma, perché dobbiamo pensare anche nella realtà le montagne, no, sono fatte per erosione, quindi più o meno seguiranno la forma di quello che sta sotto, ma quello che sta sotto pesa di più, quindi ricordiamoci questo. Vabbè, queste sono cazzate. Allora usiamo questo grigio qui e ricoloro. Questa è bella tanto, sì. Vedere un po' come scende. Sì, segue un pochino l'angolo, sì, vedi? Facciamo tipo una cosa così. Così. Ok, una roba del genere, per esempio. Un po' di buchini lasciamo. Così, magari, così, così. Questo magari lo facciamo completo. Un occhio magari qui. A volte magari lo riempio un po'. Questo tipo mi dà fastidio. Questo facciamo così. Questo così. Un po' più omogeneo. Questo qua. Ok, e facciamo adesso quello bianco che poggia sul bianco, quindi tac. Poi ovviamente se c'è un angolo che non ci piace, lo possiamo sistemare. Tipo qua, già c'è questa cosa molto, non lo so, molto stringente mi sembra, quindi sopra avere un angolo così è un po' troppo,
vado a sostituire, tipo prendo questo e lo metto di qua, poi faccio così e questo lo metto qui, tac, e qua cancello, ho sbagliato, e qua cancello, ecco, magari così è un po' meglio. Qua magari questo angolo lo volevo proprio più, no, forse ci sta così, invece mi piace. Ok, mi sembra carino per ora la struttura. Vogliamo correggere un po' o mi va bene? Qua forse è un po' troppo attaccato in questa fase. Farei così direttamente. Ta 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 ta, e tac. E quindi poi mi serve questo e lo metto qua. E cancelliamo. Direi che va abbastanza bene per ora, dai. Sembra abbastanza carino. Ok, fammi un po' rivedere qui. Ma fra l'altro possiamo già iniziare anche a fare il buco, no? Della montagna, sarà qua così, tipo. Tac. Ecco qua, abbiamo già l'ingresso della grotta, no? Tra l'altro potremmo anche poi creare delle connessioni all'interno del gioco. Carino, direi che è carino per ora. Ovviamente poi dovremo continuare a destra, a sinistra, sotto e sopra, quindi ci sarà un po' di lavoro. Ora facciamo il sopra, terzo livello, e lo facciamo tipo, diciamo, un po' meno claustrofobico, perché il terzo livello di solito è un po' più distante e soprattutto permette, quindi essendo distante, di coprire il vuoto dietro. Ovviamente sapete che le mappe di Pokémon non vanno avanti all'infinito, c'hanno dei confini che sono semplicemente piatti, e quindi per quello si fanno spesso le montagne ai confini, per nascondere il piattume dietro. Ok, e qua invece va dritto. Questo lo devo cancellare, però non mi serve. Ok, va bene. Tac, può andare bene. Magari faccio così, un po' troppo finto così, però facciamo magari qua, facciamo un angolino qui per capire, una roba del genere. Sì, dai, ci sta. Mettiamo ancora questo. Oh, direi che comunque è figo. Adesso, siccome è un gioco non di terza gen ma di quarta, esiste la tridimensionalità, quindi dobbiamo definire le altezze delle cose. C'è questa seconda tabella che ci dice invece l'altezza di tutto. Parte sempre ogni mappa dall'altezza 0, tranne la mappa di due foglie. Non si sa perché la mappa di due foglie è altezza 1. Cioè tutta la matrice che è collegata a due foglie è tutta ad altezza 1, fino praticamente alle due grotte, ai due confini delle grotte. Quindi la grotta che poi ti porta a Giardin Fiorito e la grotta che poi ti porta a Mineropoli. Tutta quell'area lì, la base di altezza è 1. Infatti Giubilopoli è alzata di 1, è ad altezza 2, un po' strano. Le altre mappe sono 0. Ovviamente devo definire l'altezza, quindi questi confini delle montagne sono 0, qua invece siamo già ad altezza 1. Ok, quindi questo, tutto questo è altezza 1. Oh shit, qua voglio 0, 1. Eccoci qua. Tra l'altro, probabilmente, se ci fosse un modo di collegare la tavoletta grafica, tipo, secondo me sarebbe molto più facile fare le mappe. Comunque, qua seguiamo un po', no, il confine della seconda montagna per dare l'altezza 1. Ok. E poi c'è l'altezza 2. Che comprende, ovviamente, i confini della montagna sopra, perché partono dal 2 e finiscono al 3. Quindi tutto qua in mezzo è 2 e sopra è tutto 3. Vediamo se abbiamo fatto giusto. Yes, direi di sì. Sta prendendo forma, raga. Non male, direi, no? Guardate che carina. Qua c'è l'ingresso della caverna della cosa dei draghi. Qua ci sarà la palestra. Qua sotto ci sarà il fiume. Oh, primo quadrante già praticamente finito. Ora dobbiamo costruire magari un'isoletta, un pezzo di isoletta qua per l'ingresso. Quindi molto semplicemente andiamo qui e usiamo l'erba per fare una cosa del genere. Ok, tac. Come vedete c'è un problema qua, ovvero dobbiamo comprendere gli angoli. Quindi siccome questi angoli sono vuoti, li sostituiamo con gli angoli verdi.
Quindi dove stanno? Qui. Questo qui. Tac e tac. Boom! E ora abbiamo un'isoletta. A questo punto dobbiamo riempire d'acqua. Quindi andiamo a prendere magari una cosa che rappresenti bene un fiume. Tipo questo, magari un fiumiciattolo carino. Non lo so, cosa si usa di solito per i fiumi? Questo mi sa che è più da fiume. Questo qua. Magari, forse c'è un po' di più. E poi, ovviamente, facciamo i confini così. Guarda qua, che bello! No? No? Non è carino così? No, forse. Forse queste sono le pozzanghere, sapete? Devo trovare quelle che sono i laghettini. Ma forse è questo il laghetto. Fammi pensare. Questo si usava per i laghetti in rubino zaffiro? Fammi vedere tipo petalipoli. Cancelliamo questa. Petalipoli. Ah, sono queste qua con tipo. C'è la roccina. Ok. È tipo una roba di roccia. No, fammi vedere bene. Dovrebbe esserci proprio il confine con la pietrucola. Che non sta qua perché qua sono montagne. Questo dovrebbe essere. Ah, vedete, sono cose vuote. Ok. Quindi si va a mettere questa cosa qua. Quindi, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eccoci qua. Oh, ora ha senso, ora ha senso. Questa roba qua sopra, tac, per il resto non ci importa. E adesso continuiamo. Magari sai cosa? Cancelliamo tutta la cosa azzurra, così non ci confondiamo. Continuiamo a costruire. Quindi ci serve questo che sta di qua, e questo che sta, questo qua che sta qui. Ok. Ovviamente qua ci sono degli angoli, quindi dobbiamo fare gli angoli. Quindi questo è un angolo che sta così. E qua c'è una puntina che credo sia questa, no? Sì. Oh, abbiamo fatto. Allora, a questo punto, come vedete, però, come facciamo a mettere l'acqua? Se io vado a prendere tipo questa qua, pensando che sia il fiumicello, ok? Come vedete, ci sono i confini verdi, perché in realtà i quadrati sono occupati, cioè questa cosa qua è un quadrato, cioè la parte vuota è comunque parte del tile, quindi dobbiamo mettere l'acqua su un altro livello, per esempio questo livello qua. Cambiamo come qua a sinistra, vedete come su Photoshop, mettiamo un altro livello e andiamo su questo livello dove metteremo l'acqua. Quindi per esempio possiamo fare, immagino, fammi un po' vedere, ma è semplicemente vuoto, quindi facciamo questo qua. Faccio proprio tutto il contorno. No, shit. Aspetta. Facciamo così. Aspetta. Seguo il contorno. Vedi, possiamo fare hide layer e stiamo costruendo. Quindi show. Seguiamo il contorno. Seguiamo il contorno. Seguiamo il contorno. Seguiamo il contorno. E via. Tac. Se cancelliamo, se nascondiamo questo livello, abbiamo questo, quindi qua, tac, abbiamo riempito l'acqua. Quindi questo è lo specchio d'acqua, che poi in realtà, spoiler, Game Freak programma invece così. Questo è quello che fa Game Freak. E vi giuro, non è una cosa stupida, è una cosa intelligentissima, perché ragioni, cioè pesa meno sul programma, e comunque non va a fare conflitto. E poi mostro questa. E voilà. Abbiamo un posto navigabile. Chiaramente l'altezza, tra l'altro, corrisponde, vede il buco sotto. Quindi bisogna ovviamente costruire qualcosa qui nell'angolino, perché forse si nota questa cosa qua. Quindi di solito per fare una roba del genere tenderei a fare una roba un pochino strana, ovvero sì, non c'è molto Z fighting. È un po' rischioso far così. Mi sa che è meglio tenere così, perché altrimenti dovrei andare tipo su questo livello e prendere un angolo. Quindi questo. Che cavolo stava? Prendere questo angolino qua, tipo. Questo qua, immagino.
così non si vede, si vede che fa tipo un angolino. Però capite che abbiamo un livello solo per quello. Magari avrei fatto tutte queste sul terzo livello, ma per ora queste sono solo bozze, non sono mappe che poi metto in un gioco vero, quindi sono robe che pulirei in seguito. Per ora è molto figo comunque, per ora è molto figo. E praticamente abbiamo già finito la mappa, cioè questo quadrante della mappa, perché tutto quello che ci serviva ce l'abbiamo. Ma come unica cosa magari metterei questi ledge che saltano e un pochino questa erbetta che poi si ricollegherà al resto. Ma in realtà queste cose conviene farle alla fine, perché conviene fare prima la struttura generale della mappa. Quindi ora passiamo a un quadrante diverso. Passiamo qui e facciamo questo qua a destra. Questo qua a destra, ok, è un po' più complesso perché c'è la montagna in mezzo che però fa passare due strisce d'erba. Quindi mettiamoci, partirei magari dall'erba, ok? Sì, tipo continuerei di qua, tipo così, una cosa del genere, no? Perché mi ha cambiato mappa? Ho cliccato questa. Ok. Sì, fra l'altro va molto dritta, quindi ok. Però... Come si chiudeva qua sotto allora? C'era un pezzo di montagna che non ho cagato? Qua in basso? Ah sì, c'era un angolino che non ho fatto. Ok, facciamo anche questo angolino dopo. Allora, quindi qua facciamo finta che c'è un angolino, quindi sarà una roba del genere, no? Tac. Cosa così. C'è un pezzettino qua di montagna. Quindi allora facciamo un buchino. E molto semplicemente, tac, abbiamo già il selettore, fatta la montagna. Ma rifacciamola di due livelli. Facciamo di due livelli, quindi dobbiamo usare questa. Toc. Due secondi abbiamo già fatto la montagna. E qua, stessa roba. Uno, due. Ok? Magari, giusto, devo sistemare le altezze, quindi mettiamo uno e due. È uguale. Ok, quindi... questo era il primo quadrante. Figo. Bellissima questa qui. Va bene, fa una cosa del genere. E invece di là fa così e tipo alla stessa altezza risale, una roba del genere. Via, tipo. Perché mi cambia continuamente la mappa? Sto coso è stupido. In realtà va molto dritta qua. Facciamo così allora. Qua va molto dritta e tagliamo così. Ok. Qua e qua però taglia così. Una cosa del genere fa. Sì. E qua invece sta seghettata. E qua sopra la voglio fare magari... Ma in realtà non va molto alta. Va tipo all'altezza dell'acqua. Però l'acqua bassa. Quindi tipo qua. Questa sarà l'altezza massima. Tagliamo qui. Qua c'è un po' di seghettamento. Vabbè, facciamolo così. Così. Tipo, vai così. Ecco. Più o meno. Una roba del genere, no? Mi va anche abbastanza bene. Perfetto. E in mezzo ci sono tutte montagne. Qua ovviamente c'è un po' di... C'è un po' di montagna che va qua. L'acqua però si divide in due praticamente in questo pezzo. Ok. Complessa qua l'acqua, eh? Bello come si gira continuamente. Voglio vedere questa. Un angolino qua sopra, tipo di erba, un angolino di acqua. Ok, una roba del genere, quindi fanno le montagne, no? Oppure continuiamo l'erba, faccio prima. Tipo così. Ok, questa è l'isoletta. Facciamo così. Poi l'acqua qua va un po'. Quindi qua c'è un po' di acqua, facciamo finta, per ora lo faccio così. Tipo qua ci sarà un pezzo d'acqua, qua ci sarà... la montagna e qua ci sarà l'altro pezzo d'acqua. Tipo, sì. Poi si chiude qua.
qualcosa tipo una roba del genere, no? Sì, tipo così. Ok? Quindi costruiamo la struttura. Partirei da magari che tiles usiamo? Questo qui. Ok? Quindi parte tipo così e va fuori. Ok? Niente, questa non è erba. E quindi in teoria colorando così, tac, abbiamo già fatto la struttura della montagna. Quindi partiamo dal vuoto. Ok, perché qua ci sarà l'erba. Sostituiamo gli angoli che non ci servono con angoli d'erba. Quindi questo sarà vuoto, questo sarà vuoto, questo sarà vuoto. Ecco qua, vedete? A volte sembra più largo di quel che è, in realtà diventa più stretto, quindi si sistema. Quindi qua ho un po' fatto troppo stretto. Vado a prendere un angolino tipo questo. Ok, e poi. E tac. Così. Un pochino meglio, no? Ok, andiamo a sostituire queste con gli angoli d'erba, quindi queste qui. Pam, 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 pam. Questo, pam. Ok, struttura fatta. Molto easy. Adesso facciamo struttura sopra e sotto, un pochino, insomma, così. Anche qua distinto, perché tanto, insomma, sarà una roba del genere, toh, ma un po' qua. In realtà prenderei anche questo. Magari qua così, queste invece le farei bianche. Mio padre! Uè, salto un Mio bon! Salto un bone, padre! Mio caro! padre assoluto! Come va, fratema? Oh! Tac. Facciamo magari così, lasciamo qua una striscia e passiamo così. Sì, dai. Qua facciamo così. Il primo strato lo farei molto attaccato a quello del piano terra, diciamo, mentre il secondo lo farò un po' più staccatino. Ah, tutto molto fico per ora, Zombom. Tutto molto chill. A parte, vabbè, la live morta, però. Giovedì modding. Grande successo del giovedì modding. No, vabbè, dai, ci sta, ci sta. Ok, magari così. Non so, forse fa un brutto effetto così. Lasciamo così per ora, poi guarderò. Ok, c'è questo promontorietto qua che non mi convince. Beh, potrei prendermi una licenza artistica, per esempio. Andate a fanculo! Ultimo Eccoci qua. tentativo! Ve l'avevo Farei detto! Ve come l'avevo licenza detto che facevo artistica l'ultimo try! per orrompacqui, cioè non lasciare uno spazio vuoto senza senso. Prenderei tipo il livello dei dettagli, quindi il terzo, e metterei una roccia. Proprio così. Tac. Già sembra meno, no? Sembra meno finto il tutto. Magari ci metto anche un sassolino vicino, tipo questo. Boh. Già è molto più fico, secondo me. Però i dettagli sarebbero cose da fare alla fine, però qua era solo per avere un attimo un'idea. DT2 confermato su Isaac. In realtà è molto più probabile su altri giochi, il DT2. Però vedremo. Vedremo, vedremo, vedremo. Le mod di Isaac mi stanno piacendo. Mi sta piacendo molto farle, quindi. Ok, facciamo magari. Adesso il terzo livello facciamolo che chiude qua. Oddio, in realtà com'è che va sotto poi? Scus, non riesco a capire le connessioni un attimo. Ah, ok, questo. È questa la parte sotto. Ok, si connette qua più o meno. Un pezzettino va su, vabbè sì dai, siccome va un pezzettino sotto faccio andare sotto, ok. Parapam pam 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 pam. Ecco, questo invece lo faremo molto staccato, a parte magari questo pezzo qui, che è più vicino, lo farò un pochino più all'interno, voglio lasciare più buchi, però non lo so, senso di montagna anche questo, eh. Vediamo come esce se faccio semplicemente così. Un po' finto esce, soprattutto in queste aree qua. Allora, facciamo una roba. Tipo qua non farei una connessione che va dentro, tipo esce schifosa. Una roba del genere. No, così. Ok, qua va bene. Poi qua facciamo magari così. Qua va bene.
stare attaccati. Qua facciamo così e lo facciamo più semplice, tipo qua, tac, tac, segue un po' gli angolini, tac e tac. Ho fatto un incidente di fronte a te, boia? Come... come stanno? Non credo, non è per forza che siano loro, magari no. Ok, ok, mi piace sta struttura per ora. Ovviamente non sarà mai uno a uno. Si può fare uno a uno, però è una cosa noiosa, capite? Cioè, si sta lì a contare gli angolini e lo faccio uguale, proprio lo faccio uno a uno, però non è nel mio stile. Vado qua su Move Permissions, per esempio, vedete, la vedo in questa altezza, e posso star qui a contare, ok, 1, 2, 3, 4, 5, lo faccio 1, 2, 3, 4, 5, però bruttino, bruttino. Bruttino, bruttino, bruttino. Qua sappiamo che c'è un'altra grotta, quindi la facciamo più o meno qui così. Fare qua, tipo, dai. Così, no, capite, perché siccome sta andando verso destra, questa strada fa verso destra, fa tipo una curvettina qua, metterla di qua, la porta, sarebbe, secondo me, meno aesthetically pleasing. Non so se avete anche voi queste strane idee, però se metti la porta di qua, più verso sinistra, poi chiaro, si potrebbe mettere al centro se fosse numero dispari di caselle, ma mettendola più a sinistra, secondo me ti dà un senso di vuoto qua a destra. Invece se la lasci qua a destra, è più naturale. Non so perché, però mi dà questa impressione. Ok, quindi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto il passaggio. Dobbiamo fare, insomma, le solite cose di dettaglio. Quindi si prende questo qua e si continua all'isoletta. Oh, shit. Si continua all'isoletta qua. Qua metteremo l'angolino. E qua stessa roba. Tac. Vedete qua dov'è il problema, però, no? Che qua ci sono un po' di conflitti. Dobbiamo usare il terzo livello dei dettagli per quello. Ok, cancelliamo ovviamente quest'acqua, che non ci serve. Usiamo il livello questo per fare un po' risoluzione di conflitti. Quindi andiamo qua e mettiamo questo qui. E poi questo qui lo mettiamo qui. Ok, così è più naturale. Ora dobbiamo fare questo livello per l'acqua. Quindi facciamo una cosa del genere. E abbiamo fatto. Quindi, giusto, le altezze. Quindi 0, 1, seguiamo le righe, seguire le righe. Qua ovviamente tutto è 1. Oh shit, 0, 1, 1, 1, 1, 1. L'altezzon. 1. Ultra pleasing. Tra l'altro stasera, regà, sono un po' in dubbio, perché allora io ve lo dico, i Saturnay a me piace tantissimo. Il primo, comunque, nei primi episodi era piaciuto. Non potevo accettare di non farlo, nel senso di non provare almeno a vedere come andasse in italiano. Poi chiaramente l'altra volta era una volta sola, quindi non fa capitolo. Io proverei ancora stasera a farlo. Stasera proverei ancora a fare i Saturnay capitolo 2. Vediamo, se proprio vedo che comunque anche stasera, che magari è appunto diversa come data rispetto al martedì sera, se anche stasera, no, è così, era lunedì sera forse, eh? Se anche stasera effettivamente non interessa nessuno, ci sta, passiamo ad altro, nel senso, magari settimana prossima facciamo solo Lies of P e Isaac, ok? Perché effettivamente non ha molto senso incastrarci su cose che non piacciono alla gente. A me piace ed è interessante, però effettivamente è una cosa un pochino pesantina. Ok, vedete? Adesso 3D view è molto figa. Ok, devo fare questo angolo qua, quindi tac, questa è altezza 2. Ok, figo, per ora sta uscendo una bella mappa, no? Ecco qua. Qua fra l'altro, vedete, avevo messo delle rocce, ma siccome stanno su un altro livello le rocce, stanno alla loro altezza, quindi devo andare sul livello dei dettagli, che è questo qui, e a questo punto fare le altezze del livello dei dettagli, e quindi qua devo dire che stanno tutte ad altezza 1. Tac. Eccoci qua. E ora ci sono. Nuovo format con Jomba? Non lo so. In realtà per quello ci vorrà un po' di tempo. Io mi sono posto un obiettivo che si chiama Prova del Folle. Carino, carino come obiettivo. Po' una rottura di palle, però buona fortuna. Dai, figo per ora. Abbiamo fatto un metamappa in quanto, comunque. Alla fine
non tantissimo, 40 minuti, abbiamo fatto metà della mappa che ci serviva. E comunque è già molto figa da vedere, cioè vi faccio già capire che è fico. Ah, fra l'altro, per non perderci, intanto salviamo. Quindi si va magari, sapete cosa facciamo? Desktop. Abbiamo chiamato giovedì modding, no, Distortion Kaizo, giovedì modding. Faccio una cartella che chiamo mappe. E qua creo una nuova cartella che chiamo... com'è che abbiamo detto che si chiama questa? Ibanopoli. Terza gen. Ok, apriamo e la salvo come Ibanopoli. E abbiamo la mappa pronta. Così almeno non è un casino. Zast Giomba, bello Zast Giomba. Tra l'altro io adoro sta host di Legend of Pokémon Arceus. Nonostante il gioco sia una merda, mi piace proprio tanto. Qua diventa un po' più diversa la struttura. Non so se vedete che qua c'è una cosa nuova, molto fica, che dovremo tenere in conto. Perché questo è il livello di altezza di prima. Questo qua è il livello 0. Andremo nel livello meno 1 e meno 2 in questa mappa. E faremo pure un ponte. Casini. Ora è fico. Allora, come scostruire queste? Innanzitutto ci sono queste rocce che sono fatte in un modo molto furbo. Cioè non sono rocce, sono le stesse tagli della montagna, però fatti a quadratino. Quindi sembrano una roccia. Molto semplice da fare, ovviamente. Farei... questo angolo qua. Ma sì, è abbastanza semplice in realtà. Ok, è abbastanza semplice. Andiamo qui. Quindi l'angolo come funziona? Va un po' così, poi lascia un buco, poi ritorna. Fa di nuovo una conca, ok? Ci sta, beh, chiaramente questo fra l'altro anche a livello geologico ci spiega che Ibanopoli probabilmente è una città costruita in mezzo a una montagna. Una vallata. E quindi c'è una sorta, no, di vallatina e la città è costruita lì. E quindi anche la forma riflette la valle, no? L'idea di valle, quindi montagna magari che prima era, insomma, è stata scavata magari da un fiume o da un laghetto, era il letto di un lago e adesso è stato svuotato quel lago e ci sono solo dei fiumi, no? Però la forma è circolare di tutte le Ibanopoli, cioè si può vedere anche da qua, secondo me. Sì, questa cosa qua, questa parte qua è una conca molto da lago, no? Vedete, sono buchi da laghetto, che magari aveva questo fiumiciattolo che andava di qua e andava di qua. E qua si è un po' asciugato, si è abbassato il livello dell'acqua e quindi questa parte prima era sommersa. Ci sta. Quindi, dove ero rimasto? Dobbiamo fare una conchetta, quindi una roba del genere. E poi si chiude qua, tipo, no? Cosa così. Magari un pochino più... incisivo qua, così vai, mi piace. Ora facciamo delle curve un po' più naturali, un buchino anche qua, ok, va abbastanza bene. Ok, poi dobbiamo fare questo angolino qua che completa questa. E qua è molto semplice perché basta fare così e ta-ta-ta-ta. E qua questa cosa che va tipo più o meno all'altezza di questa, una in meno magari, e poi molto semplicemente fa così, tac, tac. Proprio una mezzaluna. Questa è un po' la struttura. Però qua, ragazzoni, ci saranno un po' di cose da fare. Innanzitutto la montagna qua fa una cosa un po' strana, cioè parte della montagna adesso non appoggerà più sul bianco, ma dobbiamo fare una struttura completamente diversa, ovvero Voice, dobbiamo fare una struttura che tocchi, che magari sia dello stesso colore, ma poi tocca l'erba e qua addirittura che tocchi la sabbia, quindi ci sono un po' di cose. Allora, andiamo a fare magari uno smart drawer, ok, che si basa su questa, quindi parte magari dal vuoto, quindi questa qui. Ops. Con questi angolini qua. Oh shit.
e sopra invece di avere il bianco deve avere l'erba. Interessante però, perché in teoria è questa quella che abbiamo usato. Non si nota tanto, secondo me, che si stacca. A me non si stacca troppo. Forse un pochino finto sembra, Però comunque a Ceneride non c'erano cose del genere. Fa vedere. Eh no, non ci sono, quindi... Oddio, potremmo usare questa. Potremmo usare questa, in realtà. Come metodo. Usare queste qua marroni. Tanto questa comunque è camminabile nel gioco. Potremmo usare questo trucchetto qua. Effettivamente. Quindi fatemela costruire un attimo. Allora, a posto di questa... facciamola un po' diversa, quindi la facciamo marrone innanzitutto, però poggia sul vuoto o sull'erba, un po' ovunque, cioè sarà anche quella che poggia sull'acqua, quindi facciamole entrambe, quindi vuoto, poi queste qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e al centro mettiamo questa superficie qua, no, questa qua, eccoci, per esempio possiamo far così. E quindi qua la struttura, scusatemi, volevo tornare ai banopoli, la struttura diventa un po' diversa. Perché in realtà... non può capire, sto pensando un attimino, tipo sarà una roba del genere, no? Sì, all'inizio è così. Ok, il fiume è così che fa, sicuramente. Poi qua ci sarà uno, ok, ok, e questa sarà la base. Secondo me ci può stare così. Partiamo dal letto del fiume, no? Quindi così e così. Ok. Chiaramente adesso vedete che non c'è una coincidenza fra le due cose, però per iniziare facciamo questa forma qua. Ok. Poi c'è un secondo livello che sarà... lo facciamo con un'altra forma, tipo sta roba qua, non so, no, facciamo con questa. Il secondo livello qua è molto normale che è questo, però qua invece fa tipo così. E poi c'è lascia il vuoto, no? E fa così. Così, no? C'è questa roba qua. Quindi facciamo così ed è così. E fai sì. Quindi a questo punto facciamo non questo, ma la versione che poggia sul marrone. Quindi devo fare questa qui. Creare un nuovo selettore. E la mettiamo. Questa è la versione che poggia su un'altra montagna. Il resto è uguale, quindi queste qui. In realtà questo, sì, in realtà voglio fare questo perché tocca sul vuoto e quindi posso collegarmi a una cosa diversa. Tac e tac. Poi tac, tac. E qua sopra invece di questo mettiamo l'erba. Così. E quindi voilà, adesso facciamo questo. Secondo me funziona abbastanza bene. Chiaramente magari faremo poi cambiamenti, faremo un certo tipo di cambiamento, però così secondo me funziona abbastanza bene. Ok, e a questo punto definiamo invece la parte bianca, che è quella che invece è la struttura vera. Quindi partiamo da qua. Fa così, qua abbiamo la conca, qua abbiamo la cosa che risalta.
lo senti, no? Più o meno. Beh, pare qua facciamo così, così ci sta secondo me. A questo punto anche così. Ok. Sì, mi piace abbastanza. Uno. Fico. Fico, fico, fico. Ok. Il secondo lo faccio più o meno uguale, tranne in questo pezzo qua. Quindi solo questa striscia escludiamo, il resto va bene. Quindi facciamo così. E il terzo escludiamo quest'area qua. Quindi facciamo tipo un buco qua, così e così. Ok. E facciamo così. Boom. Molto figo. Molto figo. Molto, molto figo. Chiaramente non si capisce molto adesso perché se guardo in 3D... Wow, guardate in 3D che bello, wow, bello, tutto schiacciato. Però capirete presto. Ok, quindi uno sa qua ci sono le scalette, può scendere qua, fra l'altro le scalette le possiamo anche mettere, sono così. Queste qua, tipo, no? Ok. Oh, tipo così. Una roba del genere. Eccoci. E qua c'è l'erba. Praticamente abbiamo già fatto. Ah, giusto, devo fare questa parte qui. Quindi così. E facciamo un doppio 1 e 2. Ok, devo fare la parte... Perché qua va su di... Deve andare su di 2. Quindi in realtà farei questa. Ok. E poi farei queste qui. Ok. Così. Molto semplicemente. Così. Eccoci. Già costruita praticamente. Andiamo su questo livello e facciamo l'acqua. Questo qui. Già fatto. Ok. Giusto un po' di robe. Vorrei fare questi mazzetti qua. Sono molto semplici in realtà da fare. Basta fare delle strutture da quattro caselle. Faccio con un colore tipo questo. Ok, tipo qua così. 3, 4. E poi metto questo. Questo. Ah, però vedi che sono furbi qua. Fa vedere il move permission com'è. Eh no, sono 6. Sono 6 per 3 per 3, ok. Infatti mi sembrava strano che fossero 2 per 2. Sono 3 per 3, quindi facciamo un bel 3 per 3 qui e via. Tac. Ah, giusto, però è contro il, vabbè, contro il confine, quindi devo fare a mano io perché non capisce. Al confine il disegno automatico tende a fare ad andare dritto invece di fare la curva, però risolto subito così. E poi così. Bam, eccoci qua. Fatte le rocce. Ce ne sono due qua, le farei subito, quindi ta 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 e ta 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 ta. Così facciamo 1 2. What? Ah, giusto, perché lo stesso è la stessa forma che c'è qua attaccata, quindi aspetta, cambiamo forma, per favore. Tac. Ne facciamo una qua, via, giusto per capire. Due robe. Per capire due robe! Tipo qua così, una, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, e facciamo... Ma sì, a posto, dai, a posto, è a posto, è a posto. A questo punto dobbiamo fare una roba complessa. Ovvero... In realtà qua non dovevo far così, scusatemi, facciamo il verde. Perché qua la montagna va così, però qua in teoria c'è un ponte che ci porta di sotto. Quindi qua dobbiamo fare una cosa che continua, anche qua che continua. Così. E qua invece ci sarà un ponte. Come lo facciamo il ponte? Cosa facciamo come ponte? Vediamo, vediamo, vediamo. Cosa potremmo fare? Questo, secondo me è carino, questo qui. Ma secondo me è carinino. Ma sì, why not? Lo metto sul livello dei dettagli, no? No, ci sta. Eh no, però vorrei... Sì, mettiamolo sul livello dei dettagli, il ponte. Quindi una roba del genere, tipo, no? E poi facciamo... E...
Ok, chiaramente è così. Cioè, adesso ci sono le cose sopra, per quello non si vede. Ok, ha fatto il botte. Questi due alberelli con cosa li sostituiamo? C'è qualcosa di secco che può essere ben rappresentativo di questa? Tipo questi, non sono male. Questi sono carini. O questi qua, tipo... Questi qui, sono belli questi. Questi sono belli. Oppure questi qui. Questi qui sono carini, dai. Questi, tac, tac. No, un po' troppo stretti, cavolo. So, potremmo fare questi, ma dovremmo appoggiarci sul monte, tipo. Ah, dai, facciamo questi, sono carini, dai. Vanno un po' in là, eh. Così, allora. Carino. Dai, carino, carino. Come va? Facciamo le altezze. Dobbiamo fare le altezze, mi sa che abbiamo fatto tutto quello che ci serve. Ah, i ledge. Vabbè, li facciamo dopo quelli alla fine. Facciamo tutta la struttura della mappa. Altezza, quindi uno e via. Tac. E tac. E tac, 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 tac. Seguire i confini. Seguire. Parapam-pam. Oh shit, lo sto facendo sul livello sbagliato. Ma facciamo così, copy, layer, e qua faccio past heights. Eccoci, le altezze le ho copiate e incollate. È una cosa che ho scoperto solo di recente che si può fare. Alza e copiare e incollare le altezze da un livello all'altro. Perdevo un sacco di tempo prima, sbagliavo le cose, le dovevo rifare da capo e dicevo no, che palle, invece adesso ho imparato che si può fare. Sono un idiota, quindi 1, 1, 1, 1. Ah no, non sono uno queste. Non sono uno, queste sono uno. No, queste sono uno. Questa è uno. Ok, due. Due qua. Qua. Seguiamo il confine. Faccio qua. Due qui. E poi tre. Bam. Ora dobbiamo andare oltre lo zero. Quindi c'è il meno uno. E seguiamo questo. E ovviamente anche quest'area qua. E c'è il meno 2. Questo qua. Ovviamente anche qui. Anche qui. Questo è meno 2. Tac. E ora facciamo meno 1 qui. Pronti? Ragazzoni? Vista 3D? Direi che esce figo, no? Oddio, devo abbassare l'acqua. Devo abbassare l'acqua adesso, almeno 2, chiaramente. Abbassiamo l'acqua almeno 2. E dovrebbe andare bene, no? Eccoci. Va, che bella figa. Va, che bella figa. Qua ho sbagliato qualcosa. Sono dei buchi. What? Ah, ho sbagliato la connessione, mi sa, eh? Ho sbagliato la connessione, eh? Ho sbagliato la connessione, no, andiamo sopra a sistemare. Quindi questo in realtà deve andare qui. Ok, quindi qua è così. Fammi vedere. Sì, deve fare così e andare giù dritto. Ah, giusto, devo abbassarlo di uno, aspetta. Quindi qua è 0. No, wait. Sì, così è 0. Fatto un casino qua. Ok, ok, fatta la connessione. Sì, 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 questo deve andare a 0. Poi sopra faccio, ok. Quindi sopra faccio così. E questo lo metto qua. Poi questo lo metto qua. Dovrebbe andare bene, facciamo 1 1 1 1 1 1. Dovrebbe andare bene così. Yes! Ok. Dove hai preso questa abilità? Raga, onestamente, c'è forum hacking su YouTube, si trovano tante tante guide.
inizia da qui e poi piano piano si scoprono le cose. Poi soprattutto vi ho pubblicizzato prima il server Discord degli sviluppatori di Acrom di quarta gen e quinta gen, Acrom DLS, fra cui per esempio Silast, ragazzi. Cioè Silast è una persona attiva su questo gruppo, ho parlato con lui anche, cioè Silast è quello che fa quelle robe incredibili che vi ho fatto vedere, no? E un sacco di gente, più che altro c'è proprio una community di gente che si aiuta tantissimo a imparare. E mi hanno insegnato un sacco di robe. E a volte anch'io adesso sto imparando. Guarda qua che roba. Oh, che bella roba. Questa è l'isola Luna Nuova, no? Mamma mia, che bellezza. Che fico. Vabbè. Tutte robe che piano piano si impareranno. Poi vabbè, chiaramente vincere facile, giocare, fare le mappe in stile quinta gen. Io sto facendo una mappa in stile terza, però già fico, no? Devo sistemare qua l'altezza, però c'è un buco che non ho sistemato qui, giusto? Questo che è altezza 2. Eccoci. Questo quadrante è stato fatto. Ci manca l'ultimo quadrante, raga. E poi abbiamo finito i manopoli, raga. Incredibile. Impressionante. Ok. Dobbiamo andare Matrix Editor 107. Qua di nuovo c'è la struttura da fare col fiumicello che continua. Quindi partiamo con... mettiamo in 2D. Partiamo con questa struttura. Quindi fammi andare sul... Marron? Una roba del genere, no? Quindi va dritto. Poi dopo un po' si alza, tipo qua. Per due va così. Poi farà di nuovo così, così. Poi va su, poi va di qua, poi va su e poi va di là. Una roba del genere, no? E quindi cancelliamo questo e qua si riempie. Ok? Tipo, partiamo dalla prima struttura. La seconda, seguiamo questa via. Il fiume poi, come vedete, segue la forma, non ha non deve avere movimenti strani, è un fiume, quindi deve seguire la forma. Qua è un po' troppo stretto, per esempio, facciamo così. Così, tac. Dare un angolino qua, dai, giusto per... così. Per essere equilibrato. Magari qua vediamo che è un po' troppo stretto, il fiume non avrebbe molto senso, facciamo così. Ok? Magari qua, una roba del genere. Starci. Pam, 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 pam. E partiamo. Uno, due. Ok. Direi che questo segue proprio uguale. Quindi mettiamo questo qua e via. A posto. Questo qua invece magari mettiamo appunto questa struttura. Quindi lasciamo uno spazio con questo qua magari tipo. Ok. Lasciamo uno spazio qua così tipo. Ok, poi fa così, così. 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 Vai. Una roba del genere, no? E mettiamo questo. Ora, scalette. Quindi le scalette abbiamo visto prima che erano queste. Così. Quindi una e due. A posto. E abbiamo già la struttura. Ora si va con la struttura dei monti. Quindi col bianco si va qui e tatac. Pam. Vedete, poi quando si arriva alla quarta mappa è tutto così rapido, perché tanto è talmente facile la struttura ormai che cioè, è talmente costruita già che non hai problemi. Quindi facciamo così, tac. È una roba in sé, dai. Tac e tac. Ma rifacciamo così. E qua giù fino in fondo. Easy proprio. Facciamo le roccine anche, tipo ne facciamo varie una qui. Aspetta, queste dopo. Quindi facciamo questa. Pam, pam, pam. A posto. Ah, ovviamente magari facciamo anche qui. Sì, le faccio così qua, molto semplici. Qua proprio non ci facciamo problemi. Ah, in realtà gli ultimi due livelli non servono. Magari facciamo così, guarda. Facciamo
una roba del genere, tipo. Così, tipo. E bam. Ok, giusto per dare senso di profondità maggiore. A questo punto, bom, finiamo qui, facciamo ancora altri dettagli, tipo, toh, questa fa così. E dovremmo aver finito quell'angolino lì, perfetto. Qua facciamo tipo una roba del genere, così. Vai, qua seguiamo. Ok, ne facciamo così. Posto. E qua chiudiamo in questo modo, tipo così. Dovrebbe chiudersi in modo naturale, vero? Sì. A posto. E questo qua facciamo, dobbiamo farne in realtà tre, ma in modo molto sì, dovrebbe andare bene semplicemente far così, no? Fa vedere. Sì, dovrebbe connettersi bene. Buon, abbiamo praticamente finito, raga. Cioè, ultimi dettagli, facciamo qua questo 1 2 3 1 2 3, così, e facciamo tac. Qua facciamo un'altra volta una roba del genere. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E facciamo questo però. Magari qua invece di fare questo facciamo così. Bam. Bam, 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 bam. No, questo. Bam, bam. E che forse era meglio questo, tipo. Sì, meglio questi in questo caso, perché sono più organici, con non è un taglio netto. Eccoci, un po' più bello. A posto. Cosa mi manca? Un po' di rocce qua e là. Facciamo questa, tipo, facciamo una qua così, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3. Facciamo così. Ma sì, a posto, dai. Ah, ne facciamo un altro qua sopra, dai. Questo tra l'altro è Ranger, raga, eh? Questa musica qua, bellissima. Abbiamo un Ranger 2. Facciamolo tipo qua così. Così, forse è meglio. Bom! Altezza. Ah, devo fare l'acqua. Quindi l'acqua la mettiamo qui così. E sta a meno 2. O così magari, grazie. Vai Rachmaninoff. Perché? Perché Rachmaninoff non è Isaac adesso. Ok, altezza. 1. Vedete che figata però sarà produrre poi, metterla in gioco questa mappa e vedere. Editi col controller, bello. Vedete che figata sarà. Perché poi quando fai un prodotto del genere e lo vedi finito, è proprio, ti dà un senso di orgoglio. È proprio creato qualcosa di tuo. È da una bella sensazione. Ho 2, facciamo così. Abbiamo il 2, qua c'è il 2 così. E 3. E ora andiamo ai livelli sotto, meno 1. Qua è 0. Sempre meno 1. Azione, sto sporcando tutto. Ci fai il TikTok, ovviamente. Farò proprio, farò il classico video in cui giro nella mappa e lo farò ogni volta che faremo queste cose durante le live, ovviamente. Perché non sto facendo semplicemente così? È molto più semplice. Ok, a questo punto vedete che se faccio così in 3D, cosa è successo qua? Perché l'acqua è troppo in alto, quindi andiamo qua e facciamo meno 2.
Oh, posso fare anche tutto meno 2 il livello, tanto chi se ne frega. C'è solo l'acqua. Guardiamolo in 3D. Raga, è fatta. C'è solo un angolino qua che non l'ho alzato giusto. Devo fare 3, probabilmente. Sì. Boh. Raga, ecco qua voi lo scheletro di Evanopoli. Abbiamo fatto Evanopoli in stile terza gen. No, ovviamente non è finito, devo fare i dettagli adesso. Adesso si fa l'abbellimento finale. Gli abbellimenti sono mettere i fiorellini, mettere cose che danno vita. Quindi la prima cosa che mi piace fare è questa, fare della terra battuta, che spiega un po' anche al giocatore il percorso che dovrà seguire. Quindi per questo non avremo più bisogno del quadrante, possiamo anche chiuderlo. Sì. E andiamo a vedere l'immagine. Questa qua. Quindi qua vediamo che, per esempio, tendono a usare 3 livelli. Ce n'è uno più... Dalle case mi ricordo a scalato violetto. Questa, dici? Non so perché. Vabbè, c'è questa, insomma, questa sabbiolina e erba, essenzialmente. Qua ci sarebbe un terzo strato, ma per non incasinarci troppo facciamone 2 di strati. Quindi erba o sabbia. Per la sabbia essenzialmente è tutta la zona abitata, quindi le zone meno abitate hanno l'erba, perché se ci pensate, anche a logica, se ci fosse un paesino, ok, dove c'è tanta erba, la parte dove si cammina di più tende a rovinare l'erba e tende quindi a non farla più ricrescere. Quindi le parti più visitate dall'uomo, quindi anche questo pensateci, se magari vi piace questa cosa, volete iniziare a fare le mappe, volete iniziare a fare le vostre acrom, chiaramente pensate che il fatto dei percorsi che normalmente sono più calpestati sono quelli con meno erba, perché ovviamente il calpestaggio schiaccia l'erba. Quindi chiaramente vicino a tutte le zone abitate c'è questo, vicino alla palestra, al nido dei draghi, vicino all'entrata dell'altra grotta gelata, ovviamente meno calpestio, cioè perché ci va meno gente, chiaramente. Mentre a fare al centro Pokémon e qua vanno tutti. Quindi iniziamo semplicemente mettendoci in un quadrante, tipo questo qua, e iniziamo a fare una struttura. Molto semplicemente faremo questa ora, quindi... voglio farla magari anche che comprende queste cose, quindi dopo facciamo una roba. In realtà sai cosa? Per comodità toglierei questa, tipo. Per comodità. Perché almeno... Perché siccome non esistono bianco che si appoggia sulla sabbia, non credo proprio, infatti. C'è solo bianco su rosso o bianco su erba. Non c'è bianco su sabbia, quindi è meglio non incasinarci. Se no dovrei creare da zero e non abbiamo tempo in una live così. Facciamo un po' di una roba. Facciamo con... non lo so. Dammi una cosa... ecco, questa qui grigia, mi piace. Dai, per esempio... sì. Da. Roba così. Per partire in modo molto semplice. Fare così, ma è una cosa del genere. Sì. Non dobbiamo toccare i confini perché purtroppo lì viene considerato erba. Facciamo poi forme irregolari perché comunque... Metti a bestia, c'è troppo il market, 2 case hai fatto. Esatto, ma tanto qua non si può fare in questa mappa, ragazzi, eh. Non si può fare su questo map editor. Bisogna fare l'editor degli edifici. Quella è una cosa un po' diversa. Quindi prendiamo questo e via, tac. Ha fatto la terra battuta. Bom. Tra l'altro questo è lo stile dell'area safari, mi sembra, in Fire Red. Adesso si continua di qua. E via. Cancellerei queste, allora. Cancellerei queste, facciamola più semplice. Ok. Andiamo qui e facciamo appunto di nuovo magari questo e via. Facciamo... boh, va così. E via. Così, tipo. Qua magari un pochino va verso l'alto. In realtà possiamo andare anche contro i confini, perché poi ci mette l'erba nei confini. Infatti se faccio così verrà ridotta, no? Vedete, viene ridotta. E vedi che succedono a volte delle cose un po' innaturali, quindi magari le risistemiamo. Un modo per risistemarle in modo semplice, invece di andare sulle singole caselle, è andare così. Cioè andare a ripulire prima dell'azione. Che qua, una roba del genere farei.
oppure così, per esempio, allungo qui, qua, allungo di qua, dai, allunghiamo così, tipo. E qua potrei andare anche in su di un paio di cose, del genere. Che qua facciamo così, qua così. Vediamo. Già più, no? Già più simile a una roba così. Qua farei forse andare in su, aspetta, allora, andiamo in su. Qua così. Ecco, tac. Boh. Gran figata, direi. Gran figata, è già più viva questa città. E si capisce dove sono le cose principali, a prima vista, proprio. Ok. A questo punto abbiamo fatto la terra battuta, iniziamo a mettere i dettagli. E i dettaglini, ragazzi, è da divertirsi, possiamo mettere di tutto. Possiamo mettere... ci sono anche dei cartelli che possiamo mettere noi, possiamo mettere i fiorellini, proprio così. Dai, partiamo un po', magari anche l'erba c'è, questi fiorellini qua. Tipo qua sopra, per esempio, li vedevo, c'è così. Così, tac. Comunque in posti logici devono stare, eh? E non devono sembrare finti, quindi una roba così. Magari poi... ma aggiungiamo dell'erba, anche se normalmente non ci sarebbe in questo percorso, giusto per dare un po' un senso di... no, di selvaggio. Così, un angolino qui. Anche qua, ma una roba del genere, un piccolo patch d'erba. Boh. Per esempio... qua sopra si potrebbe aggiungere, magari nella sabbia si possono aggiungere dei sassolini se ci sono, non lo so se ci sono, sapete? Ci sono questi vasi, questi magari, sai che? Tipo qua così. Non so, queste robe qua delle fiere, tipo. Questo non so neanche da dove derivano. Vasi di fiori. Oh, a caso mettiamo una di quelle dove sembra del Braille. Perché sembra del Braille? L'erbetta, dici? No, questo fa un po' cagare, non ha molto senso. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Ah, questi sassolini qua, per esempio, qua ci stanno molto bene. Tipo, a livello dei dettagli, andiamo tipo una qua così, una qua, una così, una così. Fare una qua nell'angolino. Tipo. Param, pam, param. Qua possiamo fare tipo queste robe qua, no? Un po' troppo rossa, mettiamo questa. Eccoci. Possiamo fare anche qui una roba del genere, no? Così. Poi sono quei punti dove, per esempio, io nasconderei gli oggetti, metterei gli oggetti nascosti. Tipo qua un oggetto nascosto ci starebbe benissimo in una Chrome ipotetica, no? Qua sopra potremmo mettere dei dettagli. Non mi ricordo se c'erano dei dettagli. C'erano queste. C'erano queste, effettivamente. Poi così. Magari anche qua, guarda. Dun dun. Al resto dell'erba è un pochino vuota, quindi mettiamo un po' di robe nell'erba. Direi ancora fiorellini, magari. Cosa così. È che siamo in una zona un po', sembra desertica, quindi vorrei mettere dei fiori che non siano troppo colorati. Questi, ecco, questi qua potrebbero starci. Oh, non nel livello dei dettagli, ma in questo. Qua. Così. Così, tipo. Bom. 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 Bam. Spam. Bam. 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 Poi mettiamo uno qui. Uno qui. Cosa possiamo fare di particolare, se no anche... questo cos'è? Una roba rotta?
quello della bici questo. No, queste le bar, le lapidi direi di no. Le lapidi no. Non ci stanno molto bene delle lapidi. Ma secondo me è anche già abbastanza fico, comunque, no? Non so voi. Dell'erba magari qua in fondo a sinistra? Ci può stare. Ci potrebbe stare. Anche perché effettivamente sono le 18, sì, dai. Facciamo giusto una cosa d'erba. Poi, chiaro, si può migliorare. E sarà magari una cosa che vi dico... Compito per casa. No, compito per casa, però no. Arrivo prima del TikTok, se vedo che mi arrivano delle idee fighe, miglioro. Anyway, a questo punto siamo arrivati al punto finale. Il punto finale è tutto ciò che ci serve, facciamo un salvataggio per non perdere, tutto ciò che ci serve per rendere questa mappa effettivamente giocabile. Perché questa per ora è estetica più modello 3D. Ok? Però non è niente, è un modello 3D vuoto che non ha collisioni, non ha barriere, non ha punti in cui camminare, non ha diversi tipi di tile, come vi ricordate dal mio TikTok su Bianco 2 della Fattoria di Venturia. Quindi bisogna andare su questo panel adesso e definire le collisioni. Quindi, collisioni. Innanzitutto le collisioni sono queste. È o 80 o qualsiasi altro numero. 80 vuol dire non puoi camminare. È la cosa più semplice. Quindi mettiamola sui muri e via. Tac, tac. Tac, 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 tac. Seguiamo il muro. Ovviamente lì adesso lo cancello. Qua lasciamo un buco perché ovviamente si potrà andare nella porta. E il resto è 80. Molto semplice, anche qua, 80, 80, 80, 0, 0. Bom, quindi le collisioni sono molto semplici. Per quanto riguarda invece il tipo, è una cosa diversa, perché innanzitutto c'è empty, questo è erba, ma non vuol dire erba perché c'è l'erba verde, vuol dire che è erba dove trovi Pokémon questa. C'è l'acqua, che credo sia, in questo caso facciamo magari il river water, sì, facciamo river water, ovunque, e questo è il punto in cui il gioco capisce che tu puoi fare surf. Quindi ta 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 ta. Tac, 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 rac, tac, 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 tac. Ok, e infine gli ingressi. Qua c'è una caverna, quindi dovremo fare warp entrance up e warp up. Quindi dovremo fare warp entrance up qua e warp up, quindi l'entrata è questo e va verso l'alto, quindi warp entrance up e poi warp up subito davanti, perché vuol dire che quando noi tocchiamo quel tile il personaggino viene spinto in avanti in automatico e poi scompare, e quella è il warp. Perfetto, credo che abbiamo fatto tutto qua, no? Molto semplice e a posto, salviamo. Quadrante 2, e il quadrante 2 abbiamo le collisioni come prima, che sono molto semplici, anche perché abbiamo dei sassi che fanno parte di un posto che già non puoi su cui già non puoi camminare, quindi non è un problema. Tac 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 tac. Zero. Ok. Andiamo giù di qua. Sì. La. Zero. Zero. La. La. Bam. Fatto. Poi qua. Bam. Fatto. E le collisioni sono a posto. Ora dobbiamo fare il tipo, quindi come prima il river water va così, a posto. L'entrata, che era 64 più warp up, ok. E c'è l'erba. Nel caso dell'erba dobbiamo mettere 02 su Tall Grass, che è quello che farà partire l'animazione del stai camminando nell'erba, più la possibilità di trovare Pokémon selvatici. Altrimenti non li puoi trovare. Fra l'altro, appunto, sono con dei colori che sono veramente fighi, quindi sono anche facili da vedere. Chiaramente è verde, quindi ti viene in mente l'erbetta. A posto. E salviamo. Terzo quadrante. Collisioni. Ed ecco perché, se volete imparare a farle a Chrome, regà, dovete farle in terza gen. Terza gen è tutto molto più facile. Come non hai un vero e proprio modello 3D, è molto molto più semplice. Qua c'è il sassolino, che non lo vedo mai. Ok, lì c'è il ponte, fra l'altro. Però attenti al ponte, eh. Ponte è furbo.
Ecco, qua vedete ci sono dei sassolini che abbiamo messo in mezzo alla sabbia. A volte sono anche... Vorrei un modo per abbassare la... o alzare tipo la, l'opacità di quello che sta sotto, o abbassare l'opacità degli zeri. Perché si fa a volte fatica a vedere tipo dei piccoli dettagli come i vasi, i sassi. Quello mi sa che è un sasso, no, non c'è niente. Sono tre sassi. Sì, le roccettine qua, vedi? A volte ti fa fatica a vedere. Oh, shit. Ecco, ci sono gli alberelli anche da rendere. Ok, zero. Poi in teoria dovremmo farlo anche dove ci saranno le case, ma quello è una cosa che oggi non abbiamo tanto tempo di farlo, gli edifici chiaramente. Però gli edifici uno non li fa su questo panel innanzitutto, ma li fa su un altro panel che vi faccio vedere adesso. E di solito appunto gli edifici non hanno inserito al loro interno un codice che dica questa parte dell'edificio non la puoi toccare. Gli edifici sono vuoti, cioè sono degli modelli 3D ma sono attraversabili. Tu devi mettere, se sai che sulla mappa il centro Pokémon sarà qui, devi fare tipo una roba del genere. Toh, questo sarà il centro Pokémon, per dire. No, ovviamente sono molto più piccoli. E quindi devi fare degli 80 dove sai che sarà il centro Pokémon. E quindi qua ci sono dei trucchetti. Io per esempio a volte vado sull'editor degli edifici, appoggio l'edificio dove voglio e torno qua e magari coloro quell'area con un colore diverso, solo giusto per colorare questa cosa con gli 80 e riconoscere subito. Poi ovviamente prima di invece pubblicare la mappa e portarla sul gioco rimetto il tile originale giallo, tipo, no? Però almeno è facile riconoscere, ma sono tutte cose che ovviamente sono dovute al fatto che è un po' più scomodo. In terza gen esiste il tile del muro della casa e tu metti il muretto destra e centro Pokémon, muretto sinistra, muretto sopra, muretto sotto, metti la porta e basta, hai fatto il centro Pokémon. Non è un edificio 3D che puoi fare, però chiaramente terza gen ha molte meno cose fighe. Ora ci serve questo tall grass. E 02 e l'acqua. A parte che l'acqua potremmo anche evitare di farlo, facciamo sea water fra l'altro, perché in teoria questa è acqua marina. Però tanto non ci passi attraverso, quindi non è un problema. Però possiamo fare il ponte adesso, che dovrebbe essere questo qua, giusto? No, questo è il ponte. Bridge start, ecco qua, bridge start. Bridge start e bridge middle, che dovrebbe essere 71, giusto? Non chiedetemi perché bisogna fare questa cosa, ma a quanto pare c'è la differenza fra il punto che inizia il ponte e il resto del ponte, non lo so. Ok, fra l'altro volendo, potremmo fare sand. Sì, facciamolo, dai. Potrebbe essere carino. Così c'è anche il rumore di quando passi nella sabbia. In questa zona qua. Ci sta, dai. Molto figo. Ok, e abbiamo fatto i tipi di camminata. Devo fare magari cave ground mount. Ecco, facciamo ground mountain qua, proprio per essere completi anche coi suoni. Tanto non facciamo gli edifici, passiamo il tempo a fare queste cose. Ok, salvo. Ecco, gli edifici si fanno su questa tab e mi richiedono addirittura di aprire proprio il file dove sono presenti, insomma, tutta la i file di gioco, perché è un casino, ha bisogno di caricare i modelli, cioè. Quindi qua devo, non qua, ma sì, giovedì modding. What? Come no? La porta. Scusa, dov'era il gioco che ho aperto? Ah, giusto, non l'ho mai aperto con DSPRE il gioco, certo. Quindi vado su DSPRE, vado sul mio gioco che abbiamo creato prima, che sta qua in giovedì modding, platinum.nds, lo apro qua. Lui mi sta spacchettando tutti gli archivi, in ARC si chiamano. Ok, chiudo perché tanto non mi interessa. Apro qui, vado in desktop. Giovedì modding, ecco qua, platinum DSPRE, select folder. E qua ci sono tutti gli edifici possibili. In platino, no?
sacco di robe, portali, casini. Tu vai qua nel map building edito, aggiungi un edificio, metti il centro, questo qua, e lo spotti, tutta roba così. Comunque è un bel casino, è un bel casino da fare, richiede un po' di tempo, magari lo faremo nella prossima live di mappe se ci interesserà, però lo lascio vuoto. Qua dobbiamo fare collisioni. Una certa diventa anche abitudine, si inizia a diventare bravi con col mouse e non è più un problema. Qua per esempio ho sbagliato. Il problema grosso di questa, di questo editor, è che dovrebbero inserire un tasto da premere che... Ah, qua per esempio c'è un trucco, fra l'altro. Cioè, tanto sappiamo che qua c'è l'assasso, uno non potrà andare qua a destra e non potrà andare in acqua. Tutto non toccabile. Cioè, capite? Tanto il giocatore non deve andare qui, non andrà mai nell'acqua, quindi si fa prima a fare così. Dovrebbero fare tipo che premi un tasto e se passi col mouse fa la linea dritta. Cioè, servirebbe una roba del genere per essere un pochino più veloci a fare le cose. Però, vabbè. Sabbia? Che bello il museo oceanografico. Ci serviva qualcosa? Ah sì, Cave Ground, che non mi ricordo qual era. Ground Mountain, questo. Posto? Fatto? Vabbè, facciamo sea water giusto per... Tanto non ci possono passare, però. Si sa mai che... Uno faccia walkthrough host e poi qua almeno devono, gli chiedono di andare su... A fare surf. Non ha molto senso, però. Ok. Togliamo gli angoli. Tac. Credo di aver fatto tutto qua, però. Cioè, abbiamo fatto tutto. Cioè, abbiamo fatto tutte e quattro le mappe. Io posso anche ricontrolliamo per sicurezza, ma credo di averle fatte tutte. Sì, ho fatto. Fatto. E fatto. Yes. A posto. A questo punto, ultima fase. Ci sarebbe anche un'altra fase se facessimo gli edifici, per fortuna no. Ci sarebbe anche la fase delle telecamere, però... Poi non abbiamo HGSS, quindi non abbiamo i tile che camminando fanno dei suoni particolari, e non abbiamo animazioni da fare. Che se quello sarebbe un casino ancora più grosso. Quello che dobbiamo fare adesso è il terreno. Perché in questo momento... Ok, ci sono delle collisioni, ci sono delle altezze, ma il nostro personaggio comunque è nel vuoto, non sa dove appoggiarsi, dove camminare. Quindi dobbiamo fare delle vere e proprie piastre dove il personaggio cammina e dire l'altezza. Quindi questa è una piastra camminabile, questa qui. Ovviamente la facciamo, qua c'è una scala, quindi dobbiamo fare una roba un po' meno generica, quindi facciamo così. Ok, quindi questa è l'altezza 0, vedete anche qua in 3D che corrisponde. Anche questa è altezza 0. Anche se andiamo fuori dei limiti non è un problema, possiamo farle veramente dei quadrati così. Quindi questo sarà tutta una piattaforma su cui sia il protagonista che tutti gli NPC che mettiamo staranno, si appoggeranno. Poi abbiamo una piastra qui camminabile che sta invece ad altezza meno 1. Vedete? E ci sono delle scale. Le scale, anche loro, sono programmate... Aspetta, sì, devo farne una terza. Sono programmate come delle piastre. Però siccome non sono delle piastre piatte... Sappiamo che l'altezza è meno 1, ma non è un piano, è una scala verso sinistra. Eccoci. Boom! Abbiamo fatto le piastre. Questa è una fase molto rapida in realtà, non è difficile, cioè non è lunga come questa qui, a meno che non si fanno robe complesse. Ho visto veramente delle mappe a volte di gente che ha fatto delle robe incredibili, tipo di scale strane. Cioè sembrava veramente un... Avete presente quei quadri di illusioni ottiche? Dove cioè, non capisci se le scale vanno verso l'alto o verso il basso. Ecco, la roba del genere. Follia totale. Una mappa di Pokémon così. Che andiamo a destra, a posto. Mettiamo la piastra a meno 1. E mettiamo la piastra qui. Bom. Meno 1. Bridge. No, stairs left. Posto. Salviamo ancora. Qua sopra.
qua ancora più semplice, cioè proprio ecco qua. Oddio, in realtà non è così semplice, vi faccio vedere. Se vogliamo, se allora, volendo potremmo fare così, proprio così, a posto, piastra fatta, però non è proprio la stessa cosa, perché c'è qua una cosa camminabile, qua una cosa camminabile, qua anche una cosa camminabile, ma in realtà l'acqua, come vedete, è leggermente più in basso. Quindi io vorrei fare piuttosto una piastra che va così. Ok. E questa, invece di farla ad 1 a meno 1, la facciamo a meno 0,5. Così capite che è leggermente più in basso. E se, e dà l'impressione che stai saltando giù nell'acqua, capito? Molti non lo fanno e le mappe sembrano meno realistiche. Quindi mettiamo questa, la mettiamo qua così, anche se si incrocia non è un problema, e facciamo meno 0,5. A posto. A posto. Easy. Chiudiamo, save. E finiamo qua. Piastra. Altezza 0. Altezza 0. Altezza 0. Easy. E facciamo la piastra. Ah, guarda, possiamo fare anche un trucchettino per andare a risparmiare. Tanto non incrociamo le altre. E mettiamo a meno 0,5. Posto. Abbiamo fatto anche le piastre. Ragazzoni, siamo alla fase finale, la fase di esportazione, la mia fase preferita, dove tutto può andare storto. Quindi, prepariamoci non con Blender, ma con DSPR. Ok? Apriamo Platinum.nds. Apri. No, sì. Ora, il gioco inizia nella stanzetta, ok? Un modo semplice che potremmo avere di gestire questa cosa è o crearci una nuova mappa totalmente, un nuovo header e una nuova matrice, quindi un nuovo posto che non esiste, ma siccome questa è solo una prova, una cosa che si potrebbe fare è semplicemente andare per esempio a Greenleaf e cancellare questa città, cioè cancellare due foglie, uno esce da due foglie e si ritrova nella mia mappa, per esempio. Potremmo fare una roba del genere. Per sicurezza, anche per pulizia, farei un'espansione dell'ARM. Questa qui. Ok. E in questo modo possiamo aggiungere degli header. Come vedete. Quindi facciamo add header. New map. Aspetta, no, reset. Stare qua, no? New map. Ok, facciamo qua ad header, ok. New map. Internal name lo chiamiamo. Come si chiama? Non mi ricordo la città. Ebanopoli. Ebanopoli. Location name. Andiamo. Anche qua si può fare una cosa molto figa. Ah, giusto, perché adesso devo salvare qua. Devo salvare Platinum, sì. Poi lo riapro, perché ho giustamente ho fatto un'espansione del codice, quindi un po' si incasina. Riapro, faccio no, sì. Andiamo qua in fondo. Ebanopoli. Ok, quindi salvo. Giusto. Ora, location name. Non esiste una location name che si chiama Ebanopoli, ma è una frase, quindi noi possiamo andare nel text editor e cerchiamo, per esempio, Twinleap. Ok? Questo qua, per esempio, ecco qua, abbiamo trovato questo file, vedete, di testo, c'ha tutti i nomi dei percorsi e delle città. Quindi 126, ne apprendiamo una e lo chiamiamo Ebanopoli. Save. A posto. Adesso andiamo in header editor e andiamo qui, possiamo scorrere in fondo e c'è Ebanopoli. Location name Ebanopoli. Name tag show. Icona non acqua, ma facciamo island. Town 2, town 1.
A un 1 mi piace, save. Musica, mettiamo... Qua purtroppo edit di musiche sono cose che non so ancora fare bene, però possiamo mettere, ne so... mettiamo... Pastoria, dai, una cosa tranquilla. Pastoria City Day, Pastoria City Night. Cosa tranquilla. Weather facciamo normale, camera angle, front low, mi piace questa di solito, poi si può modificare questa cosa qua. Script, eccoci qua, dobbiamo essere sicuri che non ci sia nulla. Open level script, anzi facciamo una cosa, script file, facciamo open script, add script file, quindi 1124, ok, scriviamo che lo script file è 1124, così dobbiamo fare le cose pulite. Andiamo negli script e cancelliamo tutto. Lasciamo solo uno script che c'è scritto script 1 end. E il resto li cancelliamo. Funzioni. Prendiamo tutto, cancelliamole. Azioni, cancelliamo. Salviamo. Un file completamente vuoto, che potremo agire come vogliamo. E quindi è 1124. Level script. Facciamo... tipo andiamo in open script. Facciamone uno nuovo. 1125, di nuovo vuoto. Ok, e il 1125 è uno level script, quindi non c'ha nulla, perfetto. Eventi, facciamo open events, gli eventi sono gli oggetti che ci sono sopra, quindi facciamo event file, ne aggiungiamo uno nuovo, sì, 534, facciamo continua, event file 534, lo salvo e mettiamo 534, così è vuoto. Text archive, aggiungiamo un text archive, 724, salviamo e mettiamo 724. In questo modo abbiamo creato una mappa vuota. Ok, possiamo volare in questa mappa? Sì, perché no? Escape rope? No, perché è all'aperto. Run bicycle? Sì. Fatto il background, facciamo tipo quello di Pastoria City, copiamolo. Fatto background 2, ok. Save this header. Wild Pokémon, potremmo fare magari quelli di una città, tipo Route 209. Fa vedere. È il file 150. Eccoci. Mettiamo, copiamo tipo... Qua mettiamo il file 150. Lì ci sono tipo gli encounter che ci sono lì. Si continua, ok. Ah, perché esiste già. Ok, allora facciamo... No, facciamo senza allora. Perché devo capire come si fa questa roba qua. 65535. 627. Ok. Text archive abbiamo fatto. Ecco la matrice e l'area data. A questo punto dobbiamo costruire una matrice. Sappiamo che questa mappa sarà grande 4, no? Quindi dobbiamo creare in Matrix Editor una nuova matrice. Questa qui. E la chiamiamo Epanopoli. Che è di grandezza 2x2. Perfetto. Save matrix. Ed è la matrice 289. Matrice numero 289. Save this header. A questo punto nella matrice abbiamo dei map files, quindi dovremo fare, prepararci ad avere 4 mappe. A questo punto si torna qua e si crea quello che ci serve. Si fanno le esportazioni, quindi si salva. La prima cosa che dobbiamo fare è creare un file object che contiene semplicemente il modello 3D vuoto. Quindi include i vertex color, esportiamo tutte le mappe insieme, ok. In Epanopoli terza gen, save. Perfetto, molto semplice. IMD, questo contiene invece le texture, essenzialmente. Quindi abbiamo tutto, facciamo ok. Bene, e vediamo, fra l'altro possiamo vedere la conta dei poligoni. Ci sono 972 vertici, 284 poligoni, 320. Finché sono sotto tipo i 14.000 siamo a posto, quindi siamo veramente tranquilli qua. Ok. Adesso dobbiamo creare l'NSB, che sono invece le texture applicate sul modello, quindi, ok, e vedete che adesso ci sono le texture incollate sopra, possiamo controllare tutto che sia stato incollato giusto, che ci siano state applicate le texture giuste, che a volte non succede questa cosa, ok, e ok, perfetto. E a questo punto c'è una cosa molto comoda. Una volta si dovevano avere questi tre file, adesso il programma di SPRE, questo qui, gestisce semplicemente un unico file binario che contiene texture, modello e tutto quello che vuoi, tutto insieme. Quindi posso fare così e avere tutti e quattro i file a posto.
Ultima cosa, siccome non stiamo usando un modello di texture che esiste in Pokémon Platino, dobbiamo esportare il BTX. BTX sono tutte le texture presenti in questa cosa. Vedete? Flower, scale, roccia, eccetera, eccetera. Palette e texture varie. Vedete, c'è una texture magari questa, con questa palette esce strana. Comunque ce le ho. A questo punto possiamo tornare di qua. Quindi, prima cosa, prima di avere i casini, creiamo questa palette nuova, questo pacchetto di texture. Quindi ne aggiungiamo uno, nuovo, il 74, e lo rimpiazzo con giovedì modding, mappe e banopoli, area 0. E come vedete ci sono tutte le texture che volevamo. Ok, texture pass 74. A questo punto aggiungo un'area data, e ok, perché ci sono le texture delle mappe e le texture degli edifici. Qua noi nel nostro caso non abbiamo edifici, quindi abbiamo solo texture delle mappe, però dobbiamo creare un'area data che contiene quindi texture delle mappe e texture degli edifici apposita per questa cosa. Quindi ne aggiungo una nuova, la 75, e come map texture abbiamo la 74. Quindi 74, save, è outdoor e la luce che vogliamo è la luce giorno-notte, quindi vogliamo l'alternanza fra giorno e notte in questo posto. Perfetto, save. Ricordiamoci che abbiamo l'area data 75, quindi andiamo in questo header e mettiamo area data 75, save. A questo punto il nostro programma si collega sempre a questo file qua iniziale, a questa pagina iniziale, che contiene tutto ciò che serve a questo, alla mappa di Ebanopoli. Quindi in automatico adesso, quando noi creeremo queste mappe, verranno importate con le giuste texture e tutto. Quindi andiamo sulla mappa non 000 ovviamente, ma aggiungiamo una mappa nuova. La 666, bella, la mappa 666, sapete che in Platino ci sono esattamente 665 mappe? Ecco, la prima mappa è la 666, quindi questa qua sarà la 666, 0666. Ovviamente come vengono salvati i file sono sempre riga 1, poi colonna 1, riga 2, cioè vanno a colonne, quindi prima tutta la prima colonna, tutta la seconda colonna. Quindi la 667 so già che sarà questa, la 668 sarà questa qui, e la 669 sarà questa. Quindi save, map editor 666 new map. Come vedete ci sono già dei colori, tra l'altro vedete che sono simili. Cancelliamo tutti gli edifici innanzitutto, che non abbiamo edifici noi. Sono dei colori simili alle texture che ho usato, no? Perché già il programma cerca di mettere le texture nel posto giusto, però chiaramente non è questa la mappa. La rimpiazzo con Ebanopoli 00. Ecco qua, adesso è già nel gioco, è già a posto. Fra l'altro Moss Move Permission, quelle che abbiamo fatto, modello 3D, terreno che abbiamo fatto, perfetto. Aggiungiamo una nuova mappa, la 666. Oh, ho aggiunto un edificio, ho sbagliato. Save, aggiungiamo la 667, cancelliamo tutto, replace, questo. Oh, non ho cancellato il centro Pokémon, vabbè, e lì, save. Aggiungiamo la 668. Save. E aggiungiamo la 669. Eccoci qua. Raga, abbiamo fatto tutto. A questo punto possiamo addirittura andare qui, aprire events. Ho aperto gli script. Aprire gli eventi. Ah, non ho messo il file giusto. Oddio. Qual era il file giusto finale? Era il 534, giusto? Era il 534, mi sa. Eccoci qua. Possiamo vedere che la nostra mappa è completa. E a questo punto possiamo anche metterci, per esempio, qua un warp, no? Anche qua possiamo mettercelo. Facciamo che spawniamo qui, ok? Così possiamo camminare. Metto un warp, lo metto qua e salvo, non mi importa dove va, ok? A questo punto ricordiamoci che è lo 0, è il warp numero 0, questo qui, perfetto. Vado a due foglie e ricordiamoci che dobbiamo andare nella mappa 593, warp 0, quindi due foglie, twin leap. Apriamo gli eventi, magari questa casa qua, ecco, questa casa qua la uso sempre per gli esperimenti, questa qui va all'header 5930, save event,
proviamo a testarlo. Perché mi dice event file 0? Ah, giusto, perché non è quello giusto, event file 0. 534. Ma perché mi dice sbagliato? Facciamo 534, scusa. Save. Ok. Abbiamo due foglie, twinlip. Ogni tanto ci sono delle cose un po' da capire, perché... sì. Me lo considero comunque ancora event 0, eh? Vabbè, mettiamolo nell'event 0 per ora. Poi capirò questa cosa, come mai si incasina, ma... non importa. Quindi andiamo in twinlip. Open events. Proviamo. Vedi che non carica la mappa? La matrice è sbagliata, questa. Sì, infatti, che cazzo? Sta caricando la matrice generale. Ma fammi vedere una cosa, un attimo. Ebanopoli. Open events. Andiamo tipo uno degli ultimi, 533, sacrifichiamo questo tipo. Ecco, 533. Ok, mettiamo... cancelliamo tutto. Save. E mettiamo qua il 533. Ok. Aggiungiamo qui. No trigger. Un warp. E salviamo. Ho salvato questo. Andiamo twinlip. Open events. Mi sta facendo un casino in questo caso, eh? Forse sai cosa? Facciamo così. Open event file, facciamo 0. Ok. Forse così va, vediamo. Twinlip. A parte che in gioco magari funziona in modo diverso. Open events. Ma queste cose che facevo sulle ronde GBA, i bei tempi advanced map. Esatto. Qua è un po' più complesso perché purtroppo ci sono i modelli 3D da tenere in conto, però. Try to reference a bigger matrix than the one which is currently being displayed. 298. Però vedi che la forma è giusta? Sì, la forma è giusta. Quindi ok, è semplicemente adesso la cosa degli eventi è un po' incasinata. Ma non importa, tanto non è un vero e proprio warp questo, è solo un test. In teoria abbiamo fatto tutto, raga. Andiamo su giovedì modding e lo chiamo prova Ebanopoli. Regà, siamo arrivati. Giovedì modding. Stai facendo il tuo roam personale? Essenzialmente in queste live facciamo delle sfide che ci facciamo con la chat. Ogni giovedì estraggo praticamente con delle ruote, come puoi vedere qua, delle mappe esistenti nel gioco, nei vari giochi Pokémon, e le devo ricreare e inserirle in una Chrome. Non è ancora una Chrome vera e propria questa. Però, per esempio, oggi appunto c'è uscito di creare una mappa di Earth Gold e Soul Silver in stile terza gen, e quindi abbiamo fatto questo. Pubblicità. Niente. Disastro. Fammi spegnere qua. Vediamo se cambia intero. Vediamo un po' come va. No, non mi serve questo. Madonna. Sì, sono felice. No info. Bisogna cliccare. Ecco, mi sono arrivato alla ruota. Vabbè, essenzialmente ogni giovedì praticamente abbiamo questo format che si chiama giovedì modding. E un giovedì facciamo prove di Acrom esistenti e quindi giochiamo. Il secondo giovedì invece faccio io delle Acrom
E in questo periodo stiamo facendo come sfida delle mappe con le ruote. Ogni inizio live faccio girare la ruota, mi esce il nome di un gioco, Pokémon, e uno stile. E noi dobbiamo praticamente ricreare in una live una mappa di quel gioco con lo stile che esce. E oggi ci è uscita una mappa di Earth Gold Soul Silver in stile terza gen, e quindi ho ricreato Ebanopoli in stile terza gen. Adesso andiamo a testare, vediamo un po' se va. Cioè, dovrebbe andare, comunque la mappa è pronta, abbiamo un po' un casino di header in questo momento, ma dovrebbe andare. Saltiamo ste cazzate, come sempre. Poi per provare più velocemente, un modo facile è fare in modo di spawnare direttamente nella mappa, però è più bello arrivarci, secondo me. Salvo per sicurezza, così abbiamo un salvataggio qui per far prima. Ok, proviamo. Ecco, Ebanopoli. Erba. Si può usare. Ed ecco qua la nostra mappa, raga. Eliminare ogni evento non necessario tipo di discorso iniziale. Esatto, è quello che abbiamo fatto in quello della Kaizo. Qua vedete viene considerato come sabbia, perché abbiamo messo appunto la regola della sabbia. Qua sotto c'è l'acqua. Ok, ecco qua per esempio vedete c'è un errore. Non ho messo la pietra all'altezza giusta. Però queste sono cose che si fixano in 3 secondi. Qua gli alberelli, proviamo il ponte, vediamo come funziona. Funziona direi abbastanza bene. Ovviamente la mappa si taglia perché non abbiamo fatto il contorno. Ecco, ho fatto. Ho schiacciato un tasto e è diventato full screen. Vabbè. Possiamo andare di qua. Ovviamente spero che non parta una lotta perché sennò è un casino. Si può andare qua sopra. E ovviamente poi si potrebbero mettere degli edifici. Sì, ho forse premuto F11, vabbè. Ed ecco qua. Completamente funzionante. Ovviamente se avessimo anche un po' comunque faster potremmo andare di lì. Non mi ricordo, forse c'avevo un R. Forse avevo messo i trucchi, aspetta. Secondo me li avevo messi, Tools, cheats, lista. No, non li avevo messi qua. Vabbè, perché avevo il trucco per andare attraverso i muri, però insomma. Vedete che funziona comunque. Funziona tutto abbastanza bene, l'abbiamo creato. Chiaramente si può aggiungere dettagli. Qua per esempio, ecco, ci sono delle cose che non ti accorgi finché non le testi. Qua, siccome era il taglio della mappa, non abbiamo messo i tile di contorno e si taglia in modo dritto. Però la mappa per ora è molto figa. È molto figa. Bene ragazzi, allora, direi che per oggi quindi finisce qua. Io ovviamente ripulirò un po' questa cosa per mettere gli edifici e togliere insomma questi due errorini qua. Così poi farò un video su TikTok, ok? Quindi oggi, giovedì modding, abbiamo fatto la mappa di Ebanopoli in stile terza gen, usando tra l'altro anche i tile di Ceneride, che è molto figo. Sono felice, è andata bene come live, è andata molto bene. Perfetto, ci piace veramente, grazie, è stato divertente. Poi chiaro, sono delle live in cui si chiacchiera molto perché non è che ci sia molto da fare, a volte ci sono semplicemente delle robe noiose da strisciare, quindi nulla di complicato, però e a volte richiede. Direi che per oggi chiudiamo qua, facciamo un raid a qualcuno. Stasera ci sarà la live di Ace Attorney, vediamo un po' come va. E poi nulla, ci si vedrà anche domani. Allora, da chi vi mando? Vi potrei mandare dal Mezzon? Sì, vi mando dal Mezzon. Eccoci qua. Raid il Crazy Meth. Eccoci qua. Tra l'altro sta giocando una Kaizo di Smeraldo, quindi comunque stile grafico che abbiamo visto ora. Grazie mille per essere passati. A me comunque come primo esperimento mi è piaciuto. Magari per la prossima volta studierò un modo più figo per le ruote. Per includere magari anche la scelta della mappa all'interno della ruota, perché effettivamente si perde tanto tempo a scegliere che mappa fare, quindi forse sarebbe figo fare queste cose qua. Alla prossima ragazzi, buona serata a tutti, ciao!